Allora, intanto buonasera a tutti. Grazie della partecipazione. Riconosco che probabilmente il sabato non è la giornata migliore per fare questo tipo di riunione, però per motivi contingenti, guarda caso, proprio perché io ho dei tempi diversi, non potevo permettermi di invitarvi in giorni diversi del sabato oltre le 8:30, comunque 8:30. Capisco che poi probabilmente comincia a diventare tardi in questo periodo. Va bene d'estate, ma con l'autunno alle porte, comunque già inoltrato, non è il caso di incominciare questo tipo di lavori intorno alle 8:30. Quindi ringrazio chi ha avuto la pazienza di venire. Mi aspettavo più operatori, onestamente, però alla fine noi ci siamo mossi come prologo soprattutto per cercare di capire le problematiche che stanno intorno agli operatori, per capire effettivamente e sentire la loro voce. Io ho preso degli appunti perché chiaramente non io mi posso ricordare tutto, quindi così, giusto per stemperare la serata, ammesso e non concesso, faccio gli auguri ai Franco e Francesco presenti in sala, visto che oggi è San Francesco. Questo spunto, questa serata, intanto la prologo non d'accordo con il comune qui rappresentato dal sindaco avvocato Maria Coto. Ci siamo sentiti in altra sede ed eravamo d'accordo per tirare su questa serata mirata al rilancio dell'intero territorio di Andrano, non solo da Barina, ma perché effettivamente il paese ha bisogno del sistema, il cosiddetto sistema Castello, sistema Marina, sistema Frazione, continua a fare le pizze forse il microfono, no? E quindi ci siamo ritrovati subito in sintonia con il sindaco per tirare su questa serata, per capire perché effettivamente la Marina di Andrano o l'intero paese di Andrano non è che sta andando in deriva, ma comunque ha conosciuto tempi migliori, e non a caso questa serata prende spunto da alcune parole proferite dal defunto Luigi Zaccheo nel 2001 e che l'ho captata nella serata dedicata a lui, che si svolta proprio qua, dove lui nel 2001 esattamente, perché poi mi sono informato, le parole precise non me le ricordo, ma il senso era quello, nel 2001 lui citava con grandissimo entusiasmo come la Marina di Andrano era sulla bocca di tutti per una serie di circostanze. Quindi se dal 2001 al 2014 stiamo qui a celebrare quasi il funerale della Marina o comunque del sistema comune di Andrano, credo che ci sia un motivo. Un motivo che è da ricercare con un concorso di colpe di tutti, no, e fai sparare su la cultura, sui vigili, sull'eccessivo arrangimento dei rigidi, sulle strisce blu. Sono problemi, ma ci siamo arrivati, credo, a questo punto. Come sempre la colpa non è solo in una direzione. Quindi io vorrei subito sentire la parola degli operatori o comunque della sala per poi prendere spunto da queste parole con la preghiera di qualificarmi, cioè di dire nome e cognome di chi intende parlare, perché poi non abbiamo intenzione di mettere su, non dico una specie di giornalino, ma come prologo vorremmo che restasse qualcosa di scritto, quindi ci sono due persone adatte a prendere nome e cognome di voi, anche se c'è l'opera della privacy, però tanto comunque non andiamo a finire sul canale 5 o sul Rai 1, restiamo nel nostro ambito. Quindi diciamo, l'orientamento della discussione è questo. Chi è il primo coraggioso a prendere la parola, che alzi la mano e poi si qualifica, insomma, e dica la sua. Ci siamo? No, sempre che nessuno vuole parlare.
pur alla fine di questa riunione è quasi dedicata agli operatori, quindi al limite tutti noi siamo qui a sentire, sì, mi pare di sentire Franco Reducci, ma non so se mi... Buonasera innanzitutto, no. Si sente? No. Vai, se non funziona qui. Prova. Vai. No, questo prima funzionava. Buonasera, innanzitutto diciamo io guardo con favore all'iniziativa, voglio dire, perché tratta diciamo una materia che credo che, voglio dire, debba stare a cuore non solo a chi in qualche modo diciamo è impegnato con un'attività produttiva, ma credo che la crescita, voglio dire, sia un beneficio di tutto il territorio, voglio dire, quindi l'operatore sicuramente di riflesso magari di fronte a un territorio che genera maggiori flussi sicuramente avrà più ricchezza, voglio dire, quindi però diciamo il problema è diciamo quando lo si pone in questi termini, voglio dire che stiamo celebrando quasi il funerale a distanza di oggi 12 anni, secondo me bisognerebbe diciamo fare delle valutazioni, voglio dire, su quello che magari è successo e su quello che non è successo, perché voglio dire, secondo me bisogna partire da quello che il nostro territorio ci offre, quindi fare uno studio, diciamo, un attimino più approfondito per vedere se ci sono le condizioni di imitare anche magari i paesi vicinori, voglio dire, perché abbiamo delle realtà che magari stanno a un chilometro di distanza, Andrea ci può essere tranquillamente dare testimonianza di questo, voglio dire, marittima, dove magari nell'arco di un decennio, non in un anno, però diciamo è stata affinata una tecnica diciamo dell'accoglienza che sicuramente gli pone sicuramente qualche metro più avanti rispetto a noi, voglio dire. Pertanto diciamo non è una cosa che si può concretizzare, voglio dire, nell'arco di una stagione o di un mese, voglio dire. È chiaro che bisogna sempre guardare con favore a cercare un'evoluzione che possa dare dei risultati dove ognuno può essere beneficiario, voglio dire, perché si possono anche immaginare altre attività, voglio dire, no? Che possono venire alla luce se il territorio, voglio dire, sviluppa una determinata pratica. Pertanto, voglio dire, quando magari vi dico fare un'analisi su quello che noi disponiamo, che abbiamo, cioè io se ne fa è stato fatto qualcosa forse che trattava in ambito parco, voglio dire, non delle tematiche, a me è dispiaciuto non essere potuto venire, però voglio dire, cioè noi dobbiamo, ormai penso che il parco forse ha già un decennio di vita, io non credo, voglio dire, che obiettivamente abbia portato benefici al nostro territorio, né ne porterà, voglio dire, perché se noi non abbiamo la forza di mettere in discussione, cioè io non è che sia contro il parco, però se il parco non è fruibile non serve a nessuno e non genera nessuna ricchezza. Quindi voglio dire, se non si va in deroga allo strumento vigente, immaginando anche i percorsi, una viabilità, voglio dire, cioè noi registreremo da qui un decennio la cenere sul costone. Perché già quest'anno abbiamo avuto, voglio dire, diversi incendi, alcuni di proporzioni devastanti su Santa Cesarea, ma anche alla Marina di Andrea stesso. Pertanto voglio dire, cioè, come pure non lo so io, diciamo, se questo è appunto io, voglio dire, perché non ho sentito parlare mai da parte di nessuno, però noi abbiamo una situazione, voglio dire, che potrebbe generare sicuramente un valore aggiunto al nostro territorio, sarebbe secondo me in deroga magari a quello che prevede l'area parco, che non si può fare niente, il collegamento di via Campomarino con via Lega Rombe. Per me quella sarebbe una valvola di sfogo, voglio dire, che creerebbe uno status, voglio dire, che a due punti sarebbe invidiabile, voglio dire. Poi per quanto riguarda le altre cose, voglio dire, secondo me bisogna continuamente in qualche modo rinnovarsi, voglio dire, perché se quando abbiamo inaugurato il lungomare delle Arvi comunque ha suscitato un certo appeal per 2 o 3 anni, voglio dire, era una processione e adesso, voglio dire, non lo frequenta nessuno, ci sarà qualche motivazione, voglio dire, magari bisognerebbe rifare il look, bisognerebbe suscitare qualche interesse, voglio dire,
abbiamo cestinato anche delle cose che per qualcuno forse diciamo erano negative, però voglio dire, in una società che deve creare un sistema, cioè di approvvigionare mercatale, voglio dire, andate a farsi benedire, però purtroppo le attività commerciali sono anche quelle che attirano, voglio dire, o suscitano un interesse da parte di chi viene a visitare questi territori. Se uno deve soltanto passeggiare sul lungomare delle Alpi per poi dover andare a comprare una maglietta a Castro, è chiaro che magari alla lunga, no? Va direttamente a Castro e si risolve così il problema, insomma. Quindi non lo so io le cose che si possono recuperare. Quindi non è un piangersi addosso, voglio dire, rispetto alle strisce o ai vigili, voglio dire, quelli sono dettagli particolari, voglio dire, che si possono anche affrontare diversamente. L'altra cosa, diciamo, che mi preme è quella, voglio dire, di un discorso, diciamo, di fare un censimento, di creare, diciamo, una banca dati, voglio dire, per quanto riguarda quelle che possono essere disponibilità, diciamo, delle abitazioni, perché, voglio dire, ormai col fai da te non si va da nessuna parte, voglio dire. Mentre magari gli operatori potrebbero anche essere disponibili a mettere qualche risorsa per avere magari un punto informativo dove poter fornire, diciamo, in maniera più dettagliata determinate notizie. E chiaramente, secondo me, l'altra cosa, voglio dire, alla quale ci terrei, una volta, diciamo, fatto costruita una banca dati, cioè bisogna uscire fuori dalla logica, sai, ho sentito dire che magari prendono 30, 40, 50 euro, cioè uno deve prendere in maniera proporzionale rispetto a quello che offre. Se uno offre una stanza, un soletto, voglio dire, sono 10, se uno offre una stanza a tutto il mondo può prendere 40, perché noi che stiamo, diciamo, la viviamo giornalmente, viviamo questo paradosso, c'è gente che magari paga 50 euro per dormire e non ne fa un problema. Anzi, li ritiene giusti come parametri. Poi magari trovi quello che ne paga 15, però è scontento, perché effettivamente riceve magari un qualcosa che forse vale 10. Quindi non è un discorso, diciamo, di quantum, quanto di proprio di standard qualitativi da offrire, insomma, alle persone. E penso di aver detto alcune cose, insomma, qualcosa sicuramente mi sfugge, spero che qualcuno integri, voglio dire, quello che... Che molti succederanno dopo di te, se no... Vabbè, io vi ringrazio. Quindi c'è già un'altra prenotazione, mi pare la... Mi smetti, Roberto, mi smetti? Lungo? Lungo? No, però può diventarlo. No, non che ti voglio togliere la parola già in anticipo. Cioè, tra l'altro sei una delle poche turiste che sta qua, quindi non è che la spolognamo così. Ok, allora... Però casomai ci sono molte. Sì, so, io le ho... In grandi linee ci sono altre prenotazioni immediate, in grandi linee. Giusto per restare nei tempi, per non dilungarci molto. Ok. Solo questo. Allora, io ho evidenziato alcuni punti e alcuni dei quali ripropongono quello che è già stato affrontato dal signor Franco. Allora, prima cosa... Il recupero conservativo ed estetico della torre, zona rotta verde, perché adesso si trova in una situazione che è, diciamo, invasa dalle erbacce, diciamo, dai muschi, dalla ricrescita, diciamo, delle piante, e noi l'avevamo vista già, avevamo affrontato questa zona rotta verde, con la realizzazione di alcuni progetti durante il corso svolto di AutoCAD e ArchiCAD presso il comune con l'associazione Jumping. E durante questo corso sono stati sviluppati alcuni progetti che prevedevano una, diciamo, un'area verde dove oggi si trova la grotta verde, quindi eliminare l'asfalto che è presente, creare un parco giochi che adesso è quasi nullo perché ci sono solamente tre giochini, diciamo, un po' dove nessuno gioca, un po' obsoleti, e quindi tramite questi progetti si era visto anche come poteva essere allargata l'area giochi prevedendo anche, diciamo, la pulitura e la manutenzione di questo terreno che è attorno alla torre, quindi con la creazione di luminari, di spazi e un allargamento anche del lastricato
che consentiva al, diciamo, al chiosco che è esistente di poter mettere dei tavolini e la creazione anche di una fontana, diciamo, sempre questi spazi di con l'inserimento di un campo di bocce, sempre in quell'area, lasciando alcuni spazi sempre adibiti a parcheggio, sempre adibiti anche per le persone disabili, però aumentando l'area verde con degli alberi che potevano creare una zona d'ombra e quindi anche una sorta di area picnic dove i bambini potevano essere seguiti benissimo dalle mamme mentre giocavano. I tavolini per poter consentire alle persone che sostano e che comprano qualcosa al chiosco di non dover ogni volta rischiare di essere schiacciati dalle macchine che parcheggiano e di creare anche uno spazio appunto con un campo di bocce dove ora ci sono, diciamo, quella rientranza che viene usata ad esempio per alcuni palchi, ecco, è sempre zona verde con delle panchine, con un campo di bocce e una... E comunque con qualcosa, anche un'area ping pong e queste cose qua, e anche un'area per far sostare le biciclette all'altezza dove finisce il marciapiede e insomma una sorta di riqualificazione urbana della zona grotta. L'altra era manutenzione costante delle aree verdi del paese, cioè ed anche delle banchine che sono approssimate alla strada, perché se uno scende al mare si trova che questa vegetazione invade le corsie e uno non vede bene dove sta andando, insomma. Io lo faccio ogni volta per scendere al mare alla marina e ci sono delle zone troppo incolte, troppo, diciamo, lasciate a sé. E mi sono trovata anche a sapere da alcune persone che c'è un interesse particolare perché la zona cimitero e le aree verdi del cimitero vengano curate costantemente. L'altra è una cosa che non c'entra, gli altri qui non c'entrano proprio con il comune di Andrano, ma che potrebbero avere uno sviluppo anche, diciamo, le attività commerciali e produttive di Andrano, perché il comune di Ortelle ha avviato il mercato agricolo nella zona del Parco San Vito. Quindi finita la zona, la fiera del maiale, verranno allestite ogni domenica, verrà allestito questo parco agricolo dove gli espositori di aziende agricole biologiche, non, comunque che producono sul territorio i prodotti che vanno dalla frutta, verdura, miele, carni, di tutto un po', insomma, a chilometro zero, c'è la possibilità appunto per gli espositori di esporre per i primi 6 mesi gratis e di creare quindi uno sviluppo, perché poi di pari passo, come ci sono gli espositori, c'è un, si chiama GAS, che è un gruppo di acquisto solidale, che sta cercando delle adesioni da parte dei cittadini, dove questi cittadini aderendo con una quota di soli 10 euro, avranno la possibilità di andare incontro a degli sconti ogni settimana e quindi di fare la spesa e di portare avanti, di far crescere insomma quello che è il potere produttivo locale, perché sono invitate solamente le aziende di Lecce e provincia, e questo è stato fatto, prevede anche un allargamento delle possibilità, diciamo, di offerta ricettiva, di offerta turistica, perché è aperto poi a un turismo a breve raggio per quanto riguarda le province di Brindisi, Taranto o Bari, che nel fine settimana, con l'occasione di poter comprare prodotti tipici, scenderebbero al mercato agricolo, e quindi di pari passo ci dovrebbero essere delle strutture ricettive, come anche non so, dei centri benessere, che creando dei pacchetti a buon mercato potrebbero in un certo senso allargare. Quindi praticamente dovremmo trasferire pari pari l'idea di Ortelle qua? No, visto che noi siamo vicini, sfruttare questa cosa che già è stata. Dobbiamo cercare di far venire la gente ad Andrano, no? Ma verrà, perché se noi creiamo un sistema dei B&B, delle strutture ricettive, degli agriturismi che ci sono qui e li colleghiamo, o comunque facciamo dei pacchetti turistici dove la gente viene a dormire qui e poi visita, se vuole, il mercato agricolo e si porta a casa propria, i prodotti locali, in un certo senso si crea maggiore visibilità anche alla città, insomma al paese di Andrano. Ho capito,
E un'altra cosa è sempre l'adesione di queste attività commerciali ricettive di Andrano a un sito che si chiama Up in Tour, che fa, diciamo, dà gratuitamente la possibilità di essere visibili sul sito e di poter creare, appunto, se la gente aderisce, a delle offerte last minute, dove la gente quindi scenderebbe e avremo maggiore visibilità. Quindi sfruttare già quello che c'è, per poi, logicamente, invogliare a venire, perché non esiste solamente il mare, esiste tutto l'anno. E un'altra cosa che mi collegava al signor Franco è la possibilità di mettere qualche negozietto in più alla Marina, che uno non sia costretto per forza ad andare nei supermercati o fuori, o comunque di salire in paese, perché la gente almeno si ferma, insomma, non è che fa che si ferma solamente per andare al mare e poi si sposta. Sì, okay. No, poi si scoccia, poi andare benissimo. Quindi è chiuso il tuo intervento, è chiuso. C'è qualcun altro? Perché poi, ripeto, li sentiamo tutti e poi raccogliamo il suo. C'è Luigi Accogli, sì? Vabbè, tanto. Il posto è quello. Poi c'è... aspetta. Geometra Panico, poi Giuseppe Accogli e poi... aspetta, Vito. Vabbè, Vito Pescetto. Vito Pescetto. Allora, come diceva prima Franco e ripeteva Roberta, a mare si potrebbero magari fare alcuni locali monolocali, non lo so, appunto per ospitare delle attività commerciali anche stagionali, per non far salire il cliente su Alandrano, comunque spostarlo sul Castro o tra i casi porto, che comunque quest'anno è andato molto di più rispetto comunque alla Marina, alla nostra Marina. E comunque considerando anche tutto l'anno, non lo so, un'idea che mi è venuta, pensare a qualche, come ci va tanto bene l'arte culinaria, e fare una fiera tipo quella di Miggiano. Si potrebbe anche pensare di fare una fiera come quella di Miggiano per portare a conoscere anche il nostro comune. Bene, succede. C'era Giovanni Panico, mi pare, in ordine temporale. Ma uno spiraglio di luce c'è e noi dobbiamo saper cogliere il momento opportuno.
Ora l'Italia intera si è accorta che esiste il Sud e in particolar modo che esiste il tacco d'Italia. Esiste cioè l'angolo più bello d'Italia. In poche parole, il Sud è vocato al turismo, ma per fare turismo necessita prepararsi e saperlo fare. Bisogna essere accoglienti, corretti, offrire i nostri prodotti al prezzo giusto e non tanto, per portare un esempio, vendere olio scadente per buono, e se chiedono un'informazione dare l'informazione giusta, e non se chiedono la via per il mare indirizzarli verso la via del ciminiero. Quando si è corretti si fa male, quando non si è corretti si fa male al turista, a se stessi e a tutta la comunità. Inoltre, al turista non bisogna offrire solo il mare. Il turista ha bisogno di vedere quanto di più esiste nel paese, ha bisogno di vedere il centro storico, i monumenti, le chiese e quant'altro di storico culturale esiste in loro. Noi ad Andrano, oltre al castello, la chiesa Sant'Andrea e il convento, non abbiamo niente, è molto poco. Necessita cogliere i suggerimenti che qualche cittadino cerca di dare alla comunità e all'amministrazione che la rappresenta. Nel mio piccolo avevo segnalato l'esistenza di un grande frantoio di congelo. Ho suggerito di acquistarlo e renderlo fruibile. L'esistenza in più parti del paese di molte fogge scavate nella roccia, cioè i vecchi granai. L'esistenza di una vecchia croce greca incastonata nella roccia, l'esistenza di molte tombe funerali sparse qua e là, l'esistenza nelle campagne, nei pressi della vecchia Cittini, di una grossa antica macina. E inoltre, la realizzazione di un museo del mondo contadino ed artigiano del passato, l'esistenza di grandi vasche scavate nella roccia, poste sulla scogliera della marina, che anticamente servivano per la lavorazione delle pelli. Sono cose che, se realizzate e valorizzate, sarebbero degli ottimi itinerari turistici culturali. Queste sono cose che sin dal 2002, con delle mie relazioni, ho suggerito alle varie amministrazioni che si sono susseguite negli anni, ma rimasto sempre lettera morta. Avrei da dire altro, però non mi voglio prolungare, cioè creare per esempio un marchio per, differenziandosi dallo stemma tradizionale e ufficiale del comune, e in questo programma ambizioso e creativo deve dare espressione alle forme culturali, storiche e paesaggistiche del nostro territorio. Attraverso la creazione di un proprio logo vi è una legge sulla proprietà industriale, esteso anche a tutte le amministrazioni, che con il proprio marchio, oltre all'obiettivo della promozione turistica e culturale del proprio territorio, dopo la registrazione dello stesso marchio, si possono chiedere fondi per la promozione territoriale. Per la realizzazione del logo sarebbe bene e giusto bandire un concorso tra gli studenti della scuola media di Andrano e di quelli che frequentano gli istituti di Ficase o di altri centri. Quindi anche questo, diciamo, sarebbe una cosa molto, molto buona. Poi, lupus in fundo, non voglio colpevolizzare i vigili. Li pregherei, farei una preghiera molto affettuosa. Allora, pregherei di far dormire in santa pace i nostri morti, perché non a caso quelli che passano tutti, diciamo così, hanno da dire, da imprecare contro i nostri morti, perché per l'impregno contro i morti, diciamo così, dei vigili e contro i morti tutti a noi, non voglio aggiungere altro. Grazie. Stella,
è sicuramente interessante, saluto tutti, ovviamente anch'io apprezzo lo spirito quantomeno dell'iniziativa, lo stimolo che da questa iniziativa credo che il bambino tutti noi, tutti noi cittadini. Il riferimento, parto dall'ultimo riferimento che ha fatto il geometra sui vigili, perché credo che aleggi nell'aria, anche nella testa delle persone, è molto spesso il non detto è peggio del detto. Io dico la mia, dico che se manca un indirizzo politico teso a concretizzare una politica turistica e quindi dell'accoglienza e quindi ad immaginare il vigile come la prima guida turistica del territorio che interfaccia con il turista che passa nel nostro e sosta nel nostro territorio, se manca tutto questo, del vigile restano le morte, le multe e le bestemmie. Ma non ne farei una colpa principale, prevalente, nei confronti del vigile o di chi li comanda, quanto di coloro i quali, o colui il quale, soprattutto in questi ultimi anni, non ha dato una alternativa. Detto questo, io credo che dobbiamo capire bene lungo quale direzione questo sviluppo lo vogliamo immaginare e guardare. Fermo restando, e mi collego ancora una volta all'intervento del geometra, che questo paese ha fatto enormi progressi quando i nostri padri e i nostri nonni, e non solo, sul mercato, diciamo, del lavoro mettevano braccia, gambe, vita e sacrifici, e quindi nel momento in cui c'era da proporsi rispetto al contesto, perché andavano fuori regione, fuori provincia, nel momento in cui c'era da proporsi con le sole braccia e quindi con la forza fisica, il nachiro, è vero, era il responsabile della lavorazione dell'olio, era colui il quale coordinava le attività all'interno dei fattori, ma lavorava 20 ore e dormiva su giacigli di paglia, il che significa che era uno schiavo. E nel momento in cui la economia si è evoluta, io credo, questa è la mia impressione, che questo paese non ha saputo interpretare e leggere al meglio i fenomeni, diciamo, economici che attorno ad esso gravitavano. Posto di lavoro pubblico, ma economia vera e viva, poca. Allora, se questo è, io dico attenzione a non commettere lo stesso errore di richiuderci noi stessi e di dire si fa turismo se sistemiamo l'aiola sotto la fontana, importante, o se sistemiamo la strada che porta da Campomarino a non so dove. Noi dobbiamo capire in quale contesto stiamo e soprattutto lungo quale direzione vogliamo andare. Io da tempo credo che se c'è una direzione che questo comune, questo territorio può prendere per tante ragioni storiche, economiche, di contesto eccetera, se c'è una direzione che può prendere, credo che sia quella, diciamo, della valorizzazione della scommessa turistica. Sull'agricoltura abbiamo detto, neanche i nostri nonni che lavoravano 20 ore traevano da questo territorio ricchezza, tant'è che dovevano andare a lavorare fuori paese, parcellizzazione o quant'altro. Sotto l'aspetto manifatturiero non mi pare che ci sia una tradizione, diciamo,
di industrie o di esperienza tale da poter immaginare un rilancio o una prosecuzione su questo territorio. Una carta che possiamo validamente giocare è sicuramente la carta turistica, per come siamo posizionati, per il contesto in cui stiamo, cose che sappiamo, vado per grandi passi. Ma se è questo, allora bisogna capire che cosa significa, come va giocata questa carta. Innanzitutto è una carta che non rende nessuno irresponsabile. Tutti, nella misura in cui viviamo in questo territorio, agiamo in questo territorio, e siccome è il territorio che funge da attrattore, siamo responsabili. Ovviamente in primis la parte politica, ma non solo. E che cosa possiamo immaginare, sempre a livello molto generale, per giocare al meglio questa carta turistica? Ma innanzitutto io credo che quello che è il patrimonio naturalistico, monumentale, storico, diciamo i luoghi, i posti di questo territorio vadano tutti monitorati, valorizzati, messi a sistema e quant'altro. E questo è il ruolo della pubblica amministrazione, non c'è storia. Credo che qualcosa si sia fatto, molto debba essere ancora fatto, però diciamo i luoghi vanno recuperati, piazze comprese, nella misura in cui la piazza è un elemento di decoro di un centro urbano che, se si vuole proporre come luogo che sta all'interno di un sistema turistico, deve essere accogliente. Poi ovviamente su questi luoghi bisogna immaginare le attività. E qui c'è, credo, la necessità che il pubblico si apra al privato, ma anche che il privato sappia interloquire col pubblico. Questo è un luogo simbolo. Non so quanto un'amministrazione, dopo che lo ha acquistato, recuperato la prima volta, ma recuperato la seconda, messo a norma, fatto anche degli eventi per far capire che è comunque il location importante, io non so quanto, con la penuria di risorse che c'è in questa fase, un'amministrazione possa immaginare di diventare il soggetto imprenditoriale per la gestione di questo castello. Ho fatto un esempio, ma ce ne possono essere tanti. Quindi si recuperano i luoghi, poi le attività, pubblico e privato. E poi credo, e finisco, che siccome con Maps lì ci guarda il mondo intero, noi stiamo fermi e il mondo intero ci guarda e dice: beh, in questo posto c'è un bel lungomare, c'è un bel castello, sì, e poi credo che bisogna cimentarsi per trovare quei fattori di unicità, manco di rarità, di unicità, che facciano di questo posto un posto unico dove vale la pena venire, non perché, ripeto, è in ordine, quello è il meno, non perché il castello è recuperato, ci mancherebbe, ma un posto unico. E qui la fantasia può spaziare dagli eventi culturali alla valorizzazione di luoghi. E io torno su un fatto unico, perché so bene che quando una realtà per la quale si è lavorato poi non produce risultati, non diventa visibile, alla fine le potenzialità di quella realtà scemano. E io torno al parco. Non è una delimitazione e basta, è una certificazione di qualità ambientale, di qualità naturalistica, di qualità paesaggistica. È come le persone senza qualità non vanno da nessuna parte, manco in politica. Anche luoghi senza qualità certificata non possono proporsi. E agli amministratori, a noi che ci viviamo, due cose: capire che c'è una unicità che è certificata dalla comunità europea, che ha individuato un sito di direttiva, un sito di importanza comunitaria, 1994, da una legge dello Stato,
da una legge della regione e dalle delibere dei consigli comunali. Non è che uno si è alzato la mattina e ha detto facciamo il parco perché mi sono contrari i cacciatori. No, perché studi, ricerche, verifiche dall'Europa fino a Bari, arrivando all'Università di Lecce, hanno detto che noi andranesi viviamo in un luogo di importanza comunitaria, unico, tanto da meritare l'istituzione di un parco. Questo è l'aspetto burocratico. E ma io che sto a Oslo e ho una certa cultura e sensibilità, e c'ho anche il portafogli, mica vado nella casba gallicolina. Probabilmente cerco un posto di qualità. E se c'è un posto che ha una certificazione ambientale di qualità, attorno alla quale si costruisce un sistema di qualità per l'accoglienza culturale, i fantoi e quant'altro, io scelgo quel posto. Buon lavoro a tutti, grazie. Responsabile della contadina, Pedro. Buonasera a tutti. Niente, io vorrei partire come dove. Giuseppe Accogli ha finito il suo intervento. Io penso che la visione del parco può essere quella perché da un po'. Pasquale, regola. Io penso che la visione del parco se lo tieni dritto lo sia una cosa molto. Molto importante. Guardate, è vero, nel 94 ci siamo trovati già nel parco. Però, e questo gli è successo. Ma i cittadini non ne sono venuti in maniera adeguata a conoscenza. È come se fosse questa ricchezza inesistente. Non solo, questo non vale più andare. Il parco è tanto Santa Maria di Leuca, Bosco di Ricasa, un'area vastissima e ampia. Io questa iniziativa, che bene la volevo così, ha fatto bene interrogarsi e credo che il titolo o la cosa centrale dell'iniziativa vuole significare dopo un'annata o dopo un'estate non molto brillante, è bene che ci fermiamo un attimo e vediamo che cosa è successo e che cosa si può fare nel futuro. Io la prima cosa che lancerei, oltre la questione del parco, che va definita in maniera seria, va definita per bene da parte in particolare diciamo, delle istituzioni di tutti i comuni del parco che il parco lo facciano proprio tutti i sindaci, il parco lo facciano proprio tutte le municipalità, perché molti municipi sino a ieri si sono interrogati sui problemi. Dobbiamo fare
possiamo vivere meglio anche di turismo, di agricoltura, non quella tradizionale, agricoltura e prodotti agricoli e campagna e ruralità e agricoltura multifunzionale e agricoltura sociale e agricoltura, c'è tanto e tanto da fare. Io mi rendo conto, il territorio è parcellizzato, noi facciamo agricoltura, no, anzi non è proprio così, noi abbiamo scommesso sull'agricoltura, noi stavamo tutti a casa all'indomani del tabacco, poi il giorno dopo ci siamo messi in discussione, nel vero senso della parola, con enormi sacrifici. Non siamo usciti, siamo su un percorso. Abbiamo dei bilanci a livelli cinesi, ogni anno andiamo avanti del 20%. Certo, per noi uscire, incominciare da zero, il 20% è ancora poco, diciamo che non siamo arrivati alla condizione ottimale, però non ci scoraggiamo, andiamo avanti. E che cosa dobbiamo fare? Questo dobbiamo dire ai nostri giovani: scommettete, uscite dalle tane, c'è tanto da fare. Andranno, io ricordo, 15 anni fa, dove vai? Vado a farmi una passeggiata ad Andrano. Io lavoravo da 30 anni che lavoro ad Andrano e non sapevo, poi ci sono andato anche io a passeggiare. Una volta era così nei paesi, Cossano, Alessano, Tigiano, fino anche a Tricase. E per spostarsi i Tricasini ce ne vuole. Allora, prendiamo atto di tutto questo. Non dobbiamo inventarci un bel niente. Noi abbiamo tutto e di più. Noi abbiamo l'Andrano e sul mare. Non c'è una marina. Andrano in marina. Castiglione in marina. Siamo uno sgruppo dal mare. Siamo dentro l'acqua. E questo castello sta nell'acqua. Di mare. Se ci alziamo, vediamo il mare. Da questo costruiamo tutto il resto. Dobbiamo far capire alla gente. Dobbiamo aiutare i cittadini a spendersi su queste linee. Perché altre cose, sono d'accordo, con il raccoglie, non ce ne sono, L'artigianato non è andato ieri, figurarsi oggi. Io vengo da Corsano, da 200 siamo passati a 30 aziende, immaginate un po'. Abbiamo persi 800 posti di lavoro, figura. Però quelle poche cose che abbiamo, dobbiamo, io sto dicendo, che risolviamo i nostri problemi, però non dobbiamo inventarci altro. Un'altra cosa e finisco. Normalmente, se usano, noi abbiamo un GAL, adesso usciranno i bandi, il nuovo PSR 2015-2020. Noi aspettiamo, noi, mi metto in mezzo perché io fino a ieri ho fatto pure il consigliere comunale nel mio paese, se si aspetta che GAL si chiama l'amministrazione, il sindaco, la giunta, per definire gli obiettivi principali, e si aspetta 2 o 3 giorni o qualche ora prima della scadenza dei bandi. La pazzia. Oggi andiamo a GAL, caccia le carte, che cosa dobbiamo fare domani? Diamoci un indirizzo. Oltretutto, noi non usciamo da questo guado da soli, è impossibile più. Allora, io voglio sapere che cosa in testa andrà, perché le case non è che deve fare cose molto dissimili dalle mie. Dobbiamo coordinarci, dobbiamo fare più rete, dobbiamo conoscerci, dobbiamo scambiare le idee, dobbiamo riunirci di più. Sindaco, su queste questioni vale la pena spendersi ogni anno senza stancarsi mai. Ne vale il futuro dei nostri giovani. I nostri giovani non ci sono più. Nel mio paese ne mancano 800. Siamo lì, ora andranno, penso, in questo periodo, perché tutti sono usciti o per lavoro o per scuola. Noi possiamo giocarci qualche carta. Non
finisce a Milano è il canadese che viene a Milano, non si ferma a Milano, viene 20 giorni, si fa per Milano, poi andrà a Roma, andrà a Venezia, poi verrà anche nel Salento, e che noi dobbiamo prendere. L'australiano non verrà qua, oltretutto Milano, Milano andrà, per loro è come andare a Tigiano, perché in Australia una città dall'altra dista 1000 chilometri, per dire. Allora, c'è tanto e tanto lavoro da fare. Non è quale cose noi abbiamo, io penso, quando hai un patrimonio inestimabile, abbiamo tanta ricchezza, guardate che sta succedendo intorno a noi. Molto centro storico di Castiglione, ciao, è sparito, se lo sono comprato, se lo comprano, anche a Natale è successo, anche a Tiso, anche a Marittimo, anche a Rotelle, pure nella mia borsa. Stanno venendo e ci mangiano il nostro cuore, si stanno prendendo la nostra identità, ci stanno spogliando delle cose più belle, ci stanno spogliando, svegliamoci e recuperiamo tutto, grazie. Allora cerco di chiudere in bellezza questi interventi che mi hanno preceduto, dai quali abbiamo avuto un resoconto, casomai ce ne fossimo dimenticati, che Andrano Marina si trova nel mare, che è una risorsa economica alla quale io, nel mio piccolo, io personalmente, ci ho creduto e continuo a crederci. Si parla di progetti che comunque sono oggetto di stima da parte mia, però tutti quelli che mi hanno preceduto si sono dimenticati di mettere in luce, in chiaro, una riflessione che dovrebbe essere, voglio dire, preordinata a tutti gli altri discorsi che poi si andranno a fare sul rilancio di un prodotto che già esiste. Non dobbiamo inventarci niente di nuovo. Il mare c'era nel 1100, c'è nel 2100. Il parco c'era 20 anni fa, c'è pure oggi, voglio dire, la scogliera naturale come ce l'ha regalata Madre Natura, l'abbiamo conservata, e questo è stato una grande scelta fatta da chi era prima a decidere sulle sorti di questi territori. Però una domanda a tutti ci è sfuggita. Parto da un'analisi brevissima, riguarda l'estate scorsa. Ho letto dappertutto che il Salento significa Lecce fino all'epoca, anzi Trini fino all'epoca, quest'anno come affluenza, come visitatori, come meta turistica, addirittura è stata più gettonata rispetto alle migliori spiagge della Sardegna. E mi chiedo, com'è che nel Salento, che è stata la punta dell'iceberg del turismo italiano, in Marina di Andrano hanno chiuso 3 attività? Eppure ho sentito prima il presidente che diceva che fino al 2001 Marina di Andrano andava sulla bocca di tutti, perché era il fiore all'occhiello della zona. Cos'è successo? Eppure Gallipoli, Castro, Santa Cesare hanno sbarcato, ad Andrano non c'era nessuno e io sono di Andrano. Allora, oltre a queste tante belle cose che abbiamo detto per descrivere il nostro territorio, ma una domanda è bene farsela prima, ripeto, di tutti gli altri ragionamenti, progetti, idee, tutto quello che vogliamo, ma di questo prodotto già esistente e che intendiamo rilanciare, riproporre il mercato, cosa ne pensa oggi? Il mercato significa i possibili fruitori, i possibili avventori oggi della nostra marina, quale risorsa principale, dice bene il dottor Accogli,
questa comunità, oggi, il probabile e il futuribile avventore, cos'è che ne pensa? Beh, per quello che so io, oggi, quando si parla, o a torto o a ragione, penso una così, quando si parla da Brigante Andrano, la prima cosa che viene in mente, nel piccolo, multe, fanericità dei vigili urbani, tolleranza zero dei vigili urbani, significa scarsa attitudine all'accoglienza. Noi, se nel 2001, grazie, noi, se nel 2001, grazie all'inaugurazione del lungomare, grazie all'intervento degli operatori commerciali tutti, che hanno influito positivamente alla movida notturna della Marina di Andrano, quelli che avevamo li abbiamo mandati via. Grazie a questa tolleranza zero da parte delle nostre istituzioni. E quando parlo di istituzioni parlo di degli avventori, cioè degli aguzzini, che famalicamente stanno ogni sera a fare un regalo alle casse del comune, con delle multe per mezzo centimetro di violazione. Sono cose che non possiamo più tollerare. Oggi, a torto e a ragione, in giro si dice così, e questa cattiva pubblicità della nostra Marina, vista come risorsa principale, prima di andare avanti a fare nuovi interventi, anche perché ricordiamo che quelli che già c'erano sono cessati, hanno chiuso 3 attività e quest'anno chiederanno altre 2, dati alla mano, senza parlare di grandi cose, dati alla mano, altre 2 chiudono i battenti. Quindi prima di rilanciare un prodotto, vediamo un attimino di capire cosa, come oggi viene inteso quel prodotto per i nostri fruitori e cerchiamo di cancellare quel punto pregiudizio che c'è nei confronti della Marina Andrano. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Ringrazio chi ha creato le basi per questo incontro che finalmente riusciamo a fare. Vedo una buona partecipazione, soprattutto di ragazzi, e questo mi fa contento. Ovviamente adesso io ho fatto un applauso a Edi che aveva fatto l'intervento, perché era quella cosa che io volevo dire, nel senso la capacità di accoglienza che non riusciamo ad avere. Non è solo una questione di essere della multa o di altre cose. La capacità di accoglienza si va anche nella capacità di dare servizi, di offrire alloggi idonei, ricollegandoci a quanto ha detto Franco e altri. La capacità anche di venire a parlare, la capacità quindi di far sentire una persona viva, di godersi il territorio, è probabilmente non solo quello di Andrano, perché il territorio di Andrano, voglio dire, può offrire le sue bellezze, l'aspetto culturale, il turismo, il mare, però forse per la richiesta turistica di oggi dovremmo parlare più di sistema. Come qualcuno ha anche detto, il sistema è quello che c'è intorno non solo all'Unione dei Comuni, ma alla capacità di altre comunità di offrire la loro capacità, le loro attrazioni e di fruirne tutti insieme. Perché altrimenti su chi si è già attestato da anni, no? Da un punto di vista turistico, probabilmente riuscirà sempre a dare delle servizi migliori rispetto ai nostri. È ovvio che in questo ci deve essere anche una nuova cultura nostra, un nuovo approccio, cioè la capacità di sensibilizzare chi in questo territorio, forse oggi già abbiamo difficoltà noi, adesso figuriamoci i nostri giovani, l'ultimo è andato in Australia, di quelli che conosco io, è ovvio che dobbiamo mettere nelle condizioni, e questo forse noi come comunità, come comune lo dobbiamo fare, di mettere in mano a questi ragazzi gli strumenti affinché possano poi dare il giusto alloggio, il giusto servizio, trovare quelle idee che possono portare avanti un discorso premiante.
Questo lo possiamo fare in, partendo da questo incontro, e da, spero che ce ne siano altri, perché se qui riusciamo a parlare come cittadini, come padri e come figli, con le aspettative e le speranze, forse questa cosa la potremo fare. Se puntualizziamo invece sempre chi c'è stato prima, chi viene dopo e chi l'ha fatto, questo discorso credo che morirà subito. Per cui io credo che bisogna trovare un nuovo spirito. Di cosa sto parlando? Vi faccio l'esempio, così non voglio fare polemica. Io a Lecce ci sono arrivato nel 2003, 3 giugno 2003, e mi sono presentato ai miei colleghi. Dopo un po' ne ho conosciuti, ci sono di tutta la provincia. Bene, carissimo Giovanni D'Amico, già all'epoca i morti non venivano lasciati in pace. E quindi, più che 3-4 anni fa, volevo sapere che c'era la guida all'epoca, no? Se i morti di risa, a proposito di chi comandava. Questo per fare un esempio, per dire che è facile parlare degli altri, però o facciamo sistema, siamo cittadini e ci vogliamo, ci uniamo per creare il nostro, se vogliamo poi mettere i puntini e dire è mio, è tuo, è suo, non lo facciamo. Perché bisogna dare atto che ci sono i tentativi, io mi collego al signor Vito Casciano, che ha fatto un bellissimo discorso, e io apprezzo le parole che ha detto, perché dobbiamo sfruttare quello che ci è stato dato il parco. La mia impressione, visto che sono più giovane, è che forse la certificazione, no, per come l'ho vista io, è arrivata prima che ci fosse diciamo l'esplosione, per così dire, ambientale, mettiamola così, del nostro territorio, vera e propria nei confronti degli altri. Purtroppo c'è da constatare che l'esplosione del Salento c'è stato lì, però nelle cantine di Gallipoli, nel senso che la gente ha preferito le cantine proprio perché noi non siamo riusciti o non riusciamo a fare questo sistema. Forse pensando all'unicità, noi nei piccoli paesi abbiamo forse un difetto, quello di essere poi chiusi, no? Quanto più piccolo è, riusciamo meno ad aprirci. Io questo chiedo, apriamoci un sistema, ognuno mettendo a proprio le proprie risorse, cerchiamo di formare i nostri ragazzi, cerchiamo di metterci nelle condizioni di fare la multa quando è giusta, per esempio. Cioè, se un parcheggio lo facciamo come dicono le norme, non sta scritto quanto deve essere un parcheggio, perché li fanno così, tutti hanno ragione. Però nei manuali tecnici si parla di 2,50 per 5, giusto perché lo sappiamo. Allora, se io mi metto nelle condizioni di fornire un parcheggio idoneo, per esempio, di dare le giuste condizioni, di mettere il bigliettino io anziché farlo andare a prendere e così via, io faccio tutto per cercare di mettere il fruitore nelle migliori condizioni. È la stessa cosa quando io vado a casa, no? Preparo tutto, cerco di dare l'asciugamano, non so, se io fossi un albergatore, dalla mia esperienza metto l'asciugamano, gli lenzuola pulite, in modo che non mi si possa dire niente. Se poi uno sbaglia, sbaglia, ma si trova in una condizione che ha voluto sbagliare, non l'ho indotto all'errore, mettiamola così, perché questo purtroppo è l'idea che diamo. E cerchiamo di sostenere che abbiamo alcune iniziative, perché purtroppo dall'intervento di qualcuno mi è sembrato di capire che dall'agricoltura non ci dobbiamo aspettare niente, no? Per cui qualcuno forse comincia ad avere utopia quello che sta facendo nella nostra realtà. Allora, siccome ritengo che invece sia importante, proprio riallacciandomi al discorso del signore e della signora, scusate ma poi no, io li dimentico subito, io ritengo che quello che dobbiamo cercare di fare è proprio il sistema, e di trovare quelle unicità o quelle cose che degli altri non possono darci o non possono avere, o che noi, proprio perché stiamo cominciando adesso nel nostro piccolo, possiamo fare. Tant'è, chiudo subito, che io purtroppo devo dire che non sono stato un fruttore della Marina di Andrao, e il sindaco lo sa, no? Ci siamo un po' scritti. Perché? Per colpa di che cosa? Sapete, di uno scivolo. Questa era una proposta che per esempio io avevo fatto, poteva essere una cosa di nicchia. Io so che sono stati fatti degli
studi, sono state sentite delle persone, ci sono la possibilità di progetti, però è questo il discorso. Noi possiamo anche partire da un qualcosa che possiamo dare noi per poi aprire a tutto il resto, collegandoci al mercato solidale, collegandoci alla possibilità di fornire un determinato di prodotto, alla possibilità di fornire un alloggio magari gestito da giovani che con le loro idee avranno magari l'interesse di sistemare, curare e darlo a determinate condizioni. Allora, questo significa avere cura del territorio. Se dobbiamo poi continuare invece a guardare soltanto al colore di chi c'è stato, di chi verrà o di chi è senza essere comunità, allora forse non lo vogliamo neanche noi. Era solo questo il mio intervento. Per cui io ringrazio chi ha fatto, che ha organizzato la cosa, perché oggi ho cominciato a sentire degli interventi che erano più molto vicini alla comunità e spero tanti ragazzi che hanno partecipato che possano poi continuare a interessarsi di questo. Buonasera. Grazie, gratitudine intanto, poi anche il saluto alla Presidente della Provincia, dottore Urso, e a tutti i componenti dell'associazione stessa. A me, buonasera a tutti, a me è sembrato, anche se sono arrivato in ritardo, ho partecipato un attimino a più interventi, e sembrato che tutto il dibattito stasera è concentrato sullo stato di salute della Marina, anche se io praticamente, da come è riportato all'invito qui, dicevo rilanciare il territorio di Adrano. Anche, devo dire, l'argomento principe, in effetti, e io me lo sono pure appuntato, a mio avviso è il turismo. Il turismo che ritengo sia auspicata terza via per il rilancio economico del nostro paese. Personalmente credo sia opportuno un confronto a più voci sul tema del rilancio di questo nostro territorio. Il comune, il nostro che da troppo tempo paga gli alti costi di una crisi senza precedenti. Io ricordo anche 15 anni addietro quali erano le situazioni che viveva e che affrontava e attraversava il nostro comune. Abbiamo adesso avviso come individuare un percorso comune, un percorso che vede coinvolti tutti gli attori istituzionali nella realizzazione seria di un progetto serio, di un progetto di crescita del territorio, partendo dalla grande capacità di resistenza delle imprese e per una volta senza delegare alla politica che in questi anni ha dimostrato ampiamente il proprio e totale fallimento, sia da destra che da sinistra. Nessuno è escluso. Incapaci di programmare azioni efficaci. Allora, se una speranza ancora esiste per questo territorio, allora è ora che le imprese, gli imprenditori, gli uomini di buona volontà, i giovani, si facciano avanti con idee e con progetti. Mi è stato chiesto, a questo invito fatto dall'associazione Provoco, di portare informazioni utili al dibattito. Per questo io aggiungo che è inconcepibile che vi sia la volontà di creare un circuito turistico, un circuito che si fonda sulla valorizzazione e la messa a sistema dei beni architettonici. Assieme alle politiche di valorizzazione dei prodotti tipici locali, senza avere la piena proprietà e fruibilità dei siti. Bisognerebbe, a mio avviso, partire da una rete di strutture ricettive. Il sito della Madonna dell'Attalico non è stato interessato da nessuna forma di promozione, eppure ha enormi potenzialità. Mi chiedo ancora, perché mai nel nostro comune non è stato previsto un sistema di visite guidate? Sono queste cose che sicuramente contribuiscono al rilancio.
gli agriturismo del territorio, anche se pochi, assieme alla proposta enogastronomica che valorizza i prodotti del territorio, dovremmo incrementare la loro capacità di offerta di posti letto. Nel centro storico, a mio avviso, si dovrebbe intensificare attraverso interventi ad hoc, con finanziamenti pubblici, anche di natura comunitaria, o principalmente di natura comunitaria. La trasformazione di vecchie costruzioni, ad esempio, in bed and breakfast, locali tipici e locali dell'artigianato locale. I finanziamenti regionali, questo ve lo posso dire con certezza, che incentivano l'esperienza dell'albergo diffuso, vanno in questo senso. Non per ultimo lo stesso centro storico dovrebbe essere interessato da interventi che ne definiscono la peculiarità architettonica, con norme di carattere urbanistico, che ne uniformano gli interventi in maniera unitaria, ad esempio gli edifici pitturati nella stessa maniera, con elementi di arredo urbano e opere di restauro che abbiano un principio uniforme. Mi concedo per sgomberare ogni dubbio e ogni paura del Presidente della Provo, mi concedo che con augurio che questo incontro sia un primo step, faccia da trampolino di rilancio, anzi di rilancio, dico bene, del territorio di Andrano. Grazie. Buonasera a tutti. Io ho accolto volentieri l'invito di questa sera perché effettivamente parla di valorizzazione del territorio. E tutti ne abbiamo discusso in varie voci, in vari modi, in verità, e ognuno è pronto per dare, o dovrebbe essere pronto per dare il proprio contributo. Valorizzazione significa speranza, non significa dramma. Il dramma è quello che molti vedono intorno a loro, ma io del mio paese non parlerei mai di dramma, lo guarderei sempre con speranza, perché di speranza dobbiamo parlare, altrimenti siamo già fritti. Stiamo parlando di proiezione per il futuro sulla scorta magari di errori fatti finora o di cose non individuate e non toccate finora. Di questo dobbiamo parlare. Io penso che il tema di oggi sia veramente molto ampio e mi aspettavo invece degli obiettivi ben fissati su alcuni argomenti, perché qui rientra economia, rientra turismo, rientra storia, rientra tradizione. Di cosa vogliamo parlare prima? E allora non sto qui a piangermi su quello che è stato, su quello che non è stato fatto. Io posso garantire con certezza però, quando devo mettermi in discussione, che prima di fare delle affermazioni andrei intanto ad informarmi su alcuni dati, perché io non mi sentirei mai di dire e di affermare una cosa certa senza dati attendibili. Sarò qui a verificare se la Maria di Andrano, per esempio, ha avuto un fallimento totale durante l'estate nei confronti di altri centri. Forse sarebbe stato il caso di dire: amministratori, venite qui con i dati, confrontiamoli magari con quelli delle altre marine, e lì c'è un dibattito, mi pare, no? Ovvio, scontato. Io posso tranquillamente smentire quando vuole qualcuno che ha parlato prima di questi dati, ma non siamo venuti per questo, mi pare, no? Però farne un dramma mi sembra un po' eccessivo. Le cose vanno viste per quelle che sono e vanno trattate per quelle che sono. Valorizzazione significa guardare un po' più avanti, sulla scorta degli errori passati. Bene, andiamo oltre. Vogliamo parlare di circuiti turistici? Ma nel turismo rientra anche il turismo contadino, delle tradizioni, mi pare, no? Quindi non possiamo parlare di un turismo di genere. Rientra il turismo marino, rientra il turismo religioso, rientra il turismo dei monumenti. Quindi il turismo è una cosa veramente molto grossa e non possiamo escluderci, siamo tutti interessati, non è solo l'amministratore interessato a questo concetto, c'è anche l'amministretti, c'è il geometra, c'è l'agricoltore, siamo tutti interessati, quindi la voce è di tutti. Io sollecito questo intervento da parte di tutti
E allora siamo qui per indicare, individuare quali sono i punti forza, forse di Andrano, quali possono essere i punti negativi, io ragiono così. E su questo dobbiamo ragionare. Allora tutti insieme, non solo io, tutti insieme parliamo della stagione estiva, bene, parliamo dei problemi dell'agricoltura, della storia che dal tabacco ci ha portato all'emigrazione generale dei nostri figli. E questo fa parte della nostra cultura di oggi, no? Quindi noi di questo dobbiamo parlare. Tutti insieme dobbiamo rimboccarci le maniche e cominciare a capire quale sviluppo vogliamo dare al nostro paese. La Proloco non è esente da colpe, ma non voglio darne. La Proloco può, insieme all'amministrazione, ma anche ai cittadini, intervenire strutturando dei percorsi ad hoc. Parliamo del parco, facciamo dei percorsi naturalistici. Io come scuola quest'anno sto inventando un gemellaggio perché penso che si debba passare prima di tutto dalla conoscenza del proprio territorio. I nostri figli, i nostri alunni, i nostri ragazzi devono conoscere il proprio territorio. E se questa situazione diventa sinergica anche con i paesi vicini, con la provincia, vuol dire che è un segnale positivo. Senza la conoscenza non si va da nessuna parte. Allora, individuiamo i problemi, è vero, allora piangiamo già addosso. Però quel piangersi addosso deve fare un passo in avanti. Quando abbiamo capito però quali possono essere i punti forza, noi lavoriamo su quelli. Lavoriamo su quelli. Perché non possiamo venire a dire che la Maria d'Andrano è fallita. Ci sono veramente tante situazioni che entrano poi in gioco. Entrano in gioco tanti aspetti. Vogliamo parlare che in Marina esistono strutture tutte amovibili? E magari ce n'è solo una, due, fissa, vuol dire ci sono delle caratteristiche dove anche qui bisognerebbe parlare in un tempo più ampio che io adesso immagino di non avere, mi pare, no? Allora, penso che la serata di oggi, che è stata molto bella e interessante, debba permetterci di guardare veramente con più serenità al futuro. E però, ragionando su quello che magari non è stato, ma non importa se è di destra o di sinistra, non è quello il problema. Perché io voglio bene al mio paese, voglio che i miei figli stiano bene, che stiano qua, purtroppo non è possibile. E allora, noi se vogliamo valorizzare il territorio, dobbiamo guardare anche alla nostra storia, alla nostra radice, all'agricoltura, fare in modo che si possano creare dei marchi effettivamente di qualità, di produzione. Rientra la scuola, può crearsi un indotto intorno ai monumenti, facciamolo. Possono essere create strutture mercatali in Marina, ma tutto deve andare di pari passo, mi pare, no? Cioè non si può pensare di lavorare ognuno per conto proprio. Allora io sono pronto a sfidare questa situazione. Se ci sono altri insieme a me forse è meglio. Se siamo tutti è ancora più bello, perché vuol dire che tutti ci interessiamo del nostro paese. Però non lamentiamoci sempre, prendiamo atto piuttosto e guardiamo avanti. Solo così possiamo fare qualche passo in più. La strada, lo so, è dura, è durissima, però dobbiamo avere fiducia e dobbiamo forse fare più sacrifici rispetto al passato, dove c'era più umiltà, c'erano molti meno modelli, molti meno miti, e forse la ragione è anche questa poi. Vi ringrazio. Non penso d'accordo. E poi, dottore Barista, subito dopo c'è qualcun altro, come dottore Barista. C'è il Marcoso, poi c'è l'Angelo Paghetti, poi non so. Allora, si è parlato fino adesso, hanno parlato il geometra, adesso c'è un giovane disoccupato. Allora, aspettiamo giusto un minuto per attaccare il computer al proiettore, spegneremo un attimo le luci e inizieremo a elencare due o tre progetti che abbiamo. E pensavamo che in modo visivo probabilmente era la scelta giusta, quindi quando siamo pronti, benissimo. Abbassa, Gesù, avvicinati, va? Io devo leggere perché mi vergogno apertamente a parlare in pubblico. Va bene, si vede benissimo. Allora, Alessandro e io, insieme
insieme a, grazie alla collaborazione di Cesario e di Arianna, abbiamo pensato a delle piccole proposte su come poter valorizzare il nostro centro storico. Sul castello pensavamo si potrebbero porre delle bandiere e degli stendardi raffiguranti il nostro stemma comunale e quello dei Caracciolo di Marano, che sono stati gli ultimi possessori del castello. E come potete vedere sono comunque stemmi storici che incrementerebbero il senso di appartenenza alla nostra città, alla nostra cultura e alla nostra storia, ed inoltre ci permetterebbe di diversificarci da tutti gli altri comuni salentini che spesso ad un turista appaiono tutti uguali. Infatti, come potete vedere, abbiamo il simbolo dei Caracciolo Pasquizzi che sta sopra il matroneo. Come potete vedere, il simbolo del Caracciolo nel cimitero di Andrano, e ho fatto una foto oggi, quella è la foto della cripta, quello è il nostro stemma comunale. E inoltre abbiamo detto, beh, senza Castiglione, allora c'è il Palazzo Bacile di Castiglione, quello è il loro simbolo. Quindi si poteva fare un misto di bandiere sul castello di Andrano che vanno dal comune a quello del Caracciolo, e a Castiglione il Bacile è il simbolo comunale. Allora, vediamo un attimo. Noi abbiamo anche calcolato il costo delle bandiere, ovviamente in internet, e una decina di bandiere in poliestere, quelle che utilizzano nella Marina, si aggirano tra i 500 e i 600 euro, se è di materiale buono. Se invece di materiale un po' più scarso, quindi vuol dire cambiarli sempre, andrebbero sui 300 euro. Ho fatto dei lavori così, non è niente di che, quindi andrebbe sulla torre a sinistra all'entrata una bandiera, due stendardi sopra il portone. Questa è la parte retrostante, una bandiera a fiamma, che sarebbero quelle bandiere triangolari e lunghe, sulla torre, l'unica torre tonda che abbiamo, e invece sull'altra una bandiera normale oppure una valenziana, che sarebbe rettangolare e un po' più lunga. Sempre gli stendardi nella porta retro, quindi sarebbero in tutto quattro stendardi e quattro bandiere, cioè niente di che. Una seconda proposta è di restaurare le case del centro storico attraverso lo street art, ossia pitturare le pareti delle case con scene che richiamano le nostre tradizioni. Come potete vedere, sulla sinistra abbiamo la foto di adesso, scattata qualche giorno fa, e come dovrebbe diventare. Se notate, magari se non state troppo lontani non vedete, c'è una signora con i costumi tipici sulla sinistra, e invece un bambino con un asino carico di fieno sulla destra. E questo è un vicoletto del centro storico di Andrano, che altrimenti sembrerebbe fatiscente. Questa è un'altra foto, un muro vuoto, e invece un muro che rappresenta una scena di vita quotidiana di 100 anni fa, anche di 50 anni fa. Noi, grazie ai murales, i cittadini si fanno proprietari dell'ambiente condiviso, diventando partecipanti attivi della vita sociale, acquisiscono una nuova responsabilità comunitaria e si fanno custodi del ricco patrimonio culturale, antropologico ed etnografico. Esempi di questa forma d'arte non è un'idea che ho avuto così, si sviluppano in diverse zone della Sardegna a partire dagli anni 60 del Novecento. Per poter realizzare tale progetto si potrebbe ricorrere ad un concorso pubblico, i partecipanti presentano dei bozzetti e il vincitore sarà premiato con una somma di denaro, non ingente. Questo potrebbe fare del nostro territorio un punto di attrazione turistica in quanto unici, quindi tappa obbligata, come ha detto il dottor Raccordi. Cioè, non la rarità, ma l'unicità. Saremmo gli unici ad avere una cosa del genere, come saremmo gli unici ad avere delle bandiere sul castello, le nostre bandiere storiche. Oltre alle pitture, un'idea aggiuntiva potrebbe essere quella di mettere dei teli nelle vie del centro storico andranese. Questo è come adesso, il giorno del mercato, e questo è come potrebbe essere dopo. Come potete notare, si crea l'effetto ombra sotto. Ecco, questo è sono dei tipici teli che vengono messi nel Turchia, Grecia, Spagna meridionale, tutto ciò che ha avuto contatto con le popolazioni arabe. Allora, non so se qualcuno di voi è andato a Granada o a Siviglia, che sono comunque città, una industriale e l'altra fa una roba tipo 400.000 abitanti. Ecco, se chi è andato lì sa cosa voglio dire. Tra i palazzi, tra i grattacieli della città ci sono questi teli. Questo permetterebbe comunque di incrementare il livello di qualità della vita nella zona centrale, improntando un carattere nettamente mediterraneo e bizantino-arabo
come sono comunque le nostre tradizioni, la nostra forma delle case viene dal ceppo greco, identificandoci e distinguendoci ulteriormente da tutto il territorio salentino. Queste piccole accortezze incrementano il flusso dei turisti culturali e molto probabilmente favorirebbero la nascita di piccoli esercizi commerciali per il settore turistico, nonché il favoreggiamento alla creazione del famoso albergo diffuso e del B&B, perché comunque riqualifica tutto il centro storico. Diciamo che se noi siamo gli unici ad avere tra street art, quindi tra i murales rappresentativi della nostra vita, teli che creano ombra, quindi il pomeriggio, uno può benissimo farsi una passeggiata, saremo gli unici del Salento ad averli. Questo farebbe di Andrano una tappa obbligata. Con una giusta pubblicità farebbe di Andrano una tappa obbligata. Quindi c'è chi si può fermare soltanto per un caffè, c'è chi invece si piglia un bimbi, c'è chi invece va al ristorante. E per invece, le foto sono finite perché avevamo 3 giorni per fare il lavoro. Infatti ringrazio Arianna per il lavoro che è riuscita a fare. Per rivalutare e rilanciare la marina, spendendo comunque poco, comunque sappiamo quali sono i problemi economici del momento, si potrebbe utilizzare la street art anche nella marina di Andrano, soprattutto nella zona postuma al Caffè delle Agavi, quella che va verso la botte, immettendo come soggetto principale una tematica ormai a noi arcinota, ossia il tema della migrazione e del migrante, non solo inerenti alle persone che fuggono da scenari di guerra o di povertà, come oggi, bensì anche ai nostri migranti, come diceva Adelino, qualcuno è partito per l'Australia, che comunque cercano e hanno cercato il proprio futuro nel nord Italia, se non addirittura all'estero. Insieme a questa tematica si potrebbe mettere, sempre nella stessa zona, un tratto di percorso chiamato Via del Viaggiatore, che va molto, diciamo, di moda nelle città universitarie. Come in molte cose, quindi, come in molte città europee, utilizzando la tematica culturale e antropologica, si potrebbe immettere dei fili tra i lampioni e le case, dove i giovani e non possono appendere, attraverso il lancio del proprio paio di scarpe, l'immagine collettiva, quindi della scarpa consumata, rappresenterebbe la strada percorsa da ogni singolo, perché le scarpe sono il mezzo principale, da quando è nato l'uomo, del viaggio, dei chilometri percorsi. Potrebbe sembrare una cosa fatiscente, ma invece questa è una vera e propria forma d'arte ed anche il simbolo di crescita di passaggio all'età adulta, quando il giovane a 19 anni lascia la propria casa e comunità per poter accrescere i propri studi fuori o cercare la miglior fortuna con il lavoro. La scarpa nel passato, nel presente e nel futuro rappresenta il viaggiatore, quindi il viaggiatore di ieri, di oggi e del futuro viene rappresentato con quell'immagine. Inoltre, tale scelta viene fatta per un terzo fattore, non meno importante, ossia quello naturale, il mare. Il Mediterraneo è da sempre un mare che ha unito, ha fatto incontrare e ha fatto scontrare tutte le popolazioni e le etnie che si affacciano adesso, dai tempi di Greci, passando per Roma, per Costantinopoli, per Venezia, eccetera, eccetera, fino ad oggi. Quindi, immaginiamo queste pitture e la simbologia delle scarpe, il simbolo del Mediterraneo nell'immaginario collettivo, ed avremo una parte del percorso che rappresenta la nostra storia. Inoltre possono nascere un sacco di iniziative e feste con questa tematica, quindi si può dare libero sfogo alla nostra fantasia. Se non ci siamo capiti, un esempio potrebbe essere la festa dei migranti, da fare, che so, nel periodo di fine luglio, quando tornano tutti gli universitari e la città ringiovanisce di colpo. Queste sono una parte delle idee che siamo riusciti a scrivere e elaborare in 2 giorni e mezzo. Ce ne sarebbero tante altre, solo che non abbiamo avuto il tempo, quindi vi ringrazio. Ringrazio la Provoco e complimenti per la manifestazione di questa sera al Presidente e a tutti i partecipanti della Provoco. Abbiamo ascoltato tantissime proposte, vanno tutte bene. Per quanto riguarda il problema di valorizzare questo posto, molto si è speso sul turismo, perché il turismo è il governo principale, è logico, è una cosa che abbiamo, perché la natura ce l'ha data, abbiamo anche delle bellezze architettoniche da poter mettere in mostra, però non è soltanto turismo valorizzazione di questo luogo, come diceva il professore Contardo giustamente. Però vorrei soffermarmi su una cosa, cioè parliamo di valorizzazione di questo territorio, parliamo di turismo, di agricoltura biologica, agricoltura fatta in un certo modo, agricoltura di un marchio, perché anche quello può essere importante, non è vero che è soltanto turismo.
Ma qui bisogna cambiare la mentalità della gente, perché è quella la cosa principale. Cioè, quando parliamo di turismo, io... vabbè, stiamo... Non c'è scusa, siamo più intimi, non ti preoccupare, non fa niente, siamo più intimi. Quando io ascolto delle frasi tipo uffa, quanta gente c'è qua, non voglio manco fare un bagno, grazie di Dio, oppure quando sento altre frasi tipo ma speriamo che Dio possa arrivare prima, cioè questo è indice di un certo tipo di mentalità che fa cazzotti col turismo, che fa cazzotti con l'accoglienza. E quindi prima di tutto dovremmo cambiare noi, tutti, tutti i cittadini. Seconda cosa, è vero, abbiamo bellezze, ma partiamo da alcune domande proprio banali. Prima cosa, è vero che da Oslo può venire fino a Milano, e da Milano può arrivare anche a Brindisi, il turista, ma da Brindisi ad Andrano come ci arriva? Allora, prima di parlare dei progetti, cose eccetera, parliamo di logistica, parliamo di trasporti. Abbiamo idea di quanto abbiamo di ricezione in questo paese, in questo territorio? Cioè, la ricezione turistica nel territorio di Andrano sappiamo quanto è? Bed and breakfast, ristoranti, alberghi, albergo diffuso, tutto quello che vogliamo, ma sappiamo quant'è? C'è una cabina di regia? E secondo me la prima cosa da fare è porci queste domande. Poi il resto, vabbè, i progetti verranno dopo, tutto quello che vogliamo. Anche perché a livello logistico il problema dei trasporti è dovuto anche a un'incuria dei nostri operatori turistici. E ripeto, il problema del territorio non dobbiamo più vederlo come un problema personale, singolo, che interessa soltanto questo territorio. Dobbiamo essere in grado di fare sistemi, di rapportarci non soltanto con l'Unione dei Comuni, perché turismo significa marina, ma significa territorio, significa ecoterra, significa bellezze culturali, significa anche chiesa, quindi rapportarci anche con la chiesa, perché abbiamo delle chiese meravigliose, ma stanno chiuse, stanno chiuse. E poi significa anche rapportarci, abbiamo due grosse possibilità, abbiamo Castro con le grotte della Sinsusa. I turisti non sanno neanche che ci sono queste grotte. Abbiamo Santa Cesare Terme come Terme, quindi dobbiamo fare squadra. Fare squadra significa andare in questi comuni, mettersi d'accordo con queste, ma non soltanto con il comune, cioè con l'ente che gestisce le grotte della Sinsusa, che gestisce le Terme, e offrire dei pacchetti alle persone che vengono e che possono contare anche su queste cose. Perché come dicevano, mi ricordo chi l'ha detto, forse il professor Montaldo, che c'è diversi tipi di turismo. Benissimo, cioè possiamo offrire diversi tipi di turismo, siamo in grado di farlo. Però se non ci mettiamo a lavorare tutti, ognuno per le proprie competenze, tutti, le istituzioni, gli operatori turistici, i commercianti, perché anche lì non tocchiamo quell'altro tasto, perché qua spegniamo il turista, se parliamo di turismo. Poi andiamo a vedere anche il discorso dell'agricoltura, perché io sono convinto che Andrano è rimasto indietro perché il mondo è andato avanti e noi non abbiamo saputo inseguire il mondo, non abbiamo saputo sfruttare le cose del mondo. Ecco perché siamo rimasti indietro, terribilmente indietro. No, continueremo ancora a fare Vicente io e a prendere i farmaci tu. Dobbiamo cercare di fare un passo avanti, questo è tutto, grazie. Prego. Niente, io così qualche riflessione, intanto applaudo per l'iniziativa che ritengo molto positiva e spero che altre se ne possano assumere. Mi auguro non solo da parte dell'associazione Prologo, ma di quanti partecipando ad altre associazioni o a gruppi anche politici hanno a cuore l'interesse del nostro paese, del nostro territorio. Dunque, il tema è di quelli che stimola agli interventi, alla discussione, perché almeno la gran parte di noi che stiamo qui, ma anche chi sta fuori, vorrebbe, se potesse, cercare di dare un proprio contributo, un'idea, a che
qualcosa di positivo si possa sviluppare nel paese in cui vive, perché si rende conto che, appunto, sulla base anche di quanto, diciamo, vediamo sotto i nostri occhi, i nostri figli che sono costretti ad andare via, spesso anche dopo l'università, non trovando lavoro qui, fanno la scelta abbastanza grave di allontanarsi dal proprio paese, dalla propria famiglia. Poi magari notiamo che qualcosa che pure si stava cercando di mettere in movimento, qualche segnale negativo c'è. Si parlava di un discorso di quest'anno, della stagione estiva, in cui si sono visti segni di regressione rispetto agli anni precedenti, e quindi è chiaro che sono tutti motivi per i quali ci devono spingere ad impegnarci a cercare di ragionare per capire quali sono le strade migliori per venirne fuori. È chiaro, parecchi prima di me, molti prima di me, hanno rilevato come questo nostro paese non può che partire dalle proprie bellezze naturali, monumentali, e su questo non c'è dubbio. Qualsiasi idea di sviluppo oggi non può prescindere da quelle che sono le risorse del luogo, del territorio. No, non è come una volta che poteva arrivare la partecipata statale che ti creava un'industria, cioè, voglio dire, sono fuori da quest'ottica. Quindi dobbiamo partire dai nostri luoghi, e quindi penso che dobbiamo assumere maggiormente di quanto forse non abbiamo avuto fino a questo momento, dalla quella consapevolezza che saranno i nostri luoghi, la valorizzazione dei nostri luoghi, che possono darci quella spinta, quella molla in più, quel presupposto per creare lavoro ed occupazione qui. E la base come territorio c'è, la base c'è, abbiamo il mare, abbiamo i monumenti, abbiamo un territorio anche diciamo agricolo, per tanti versi diciamo piacevole, e consegni di vita dei nostri padri che vanno recuperati. Allora un discorso penso sia avviato anche come amministrazione, e su questo punto molto molto c'è da fare per quanto riguarda il recupero e la valorizzazione dei luoghi. Però sicuramente non è che basta l'istituzione per un discorso di recupero. L'istituzione deve stimolare, deve rendere consapevoli anche i cittadini che ognuno di noi, come privato cittadino, può contribuire sicuramente anche nel proprio piccolo, anche nel proprio appezzamento di terreno, anche nella propria abitazione, a diciamo dare questa valorizzazione. È chiaro che ci vuole l'idea, la programmazione base da parte dell'ente pubblico, ma dopodiché ognuno di noi deve dare il suo contributo, e diciamo l'amministrazione, ma anche tutte le associazioni che operano sul territorio, devono cercare di rendere questa consapevolezza a ciascuno. Ma fatto questo rilievo, che voglio dire nulla di nuovo perché tanti prima di me l'hanno detto, io voglio fare un'altra osservazione su cui penso che non ci siamo soffermati molto questa sera. Cioè, Andrano, dal mio punto di vista, non è tanto il discorso della bellezza dei luoghi o dei monumenti che non riesce a dare quell'input per... Ad Andrano abbiamo un'indica, che è quella della capacità di intrapresa, di iniziativa economica, di voglia di mettersi in discussione. Cioè, rispetto ad altri paesi abbiamo forse stiamo qualche passo indietro da questo punto di vista, abbiamo molto da recuperare, e io penso che questo è un altro aspetto su cui dobbiamo ragionarci un po' su, tutti, associazione, ente pubblico, comune. E allora, siccome il problema esiste, nel senso che ad Andrano, per motivi storici, per valutazioni varie che possono farsi, ma che non è il caso, c'è quella
reticenza da parte dei propri cittadini a intraprendere, a fare iniziativa economica, a mettersi in cooperativa, a in altre forme sociali per... Eppure in passato, voglio dire, i nostri artigiani ci sono stati, diciamo, iniziative economiche, diciamo, ci sono state. Oggi, forse anche per il piccolo negozio, abbiamo quasi quasi bisogno che venga il forestiero per attivarlo. Stiamo arrivando quasi a questo. Cioè, e allora, questo è un punto su cui io penso, a partire anche dall'amministrazione comunale, che dobbiamo porcelo. E allora, cosa fare per, diciamo, stimolare questa diciamo, propensione o questo interesse da parte dei cittadini anche all'intrapresa, all'attività, no? Commerciale? E qui, voglio dire, il comune, ma anche le associazioni, si può fare tanto, nel senso che dobbiamo stare attenti a quelle che possono essere tutte le opportunità, no? Dare il massimo di conoscenza a quelle che possono essere tutta una serie di incentivi a vari aspetti delle attività, a cominciare anche da quelle agricole, perché voglio dire, anche il territorio agricolo va recuperato e può sicuramente essere recuperato e non è certamente disgiunto da quello turistico balneare. E quindi io dico, puntiamo anche da questo punto di vista, non trascuriamo questo elemento, perché nella data situazione nostra di Andrano è un elemento importante. Io mi chiedo, tanti di noi si chiedono, ma perché non l'andranese è un po' restio a intraprendere? E allora, non so che non è facile, è un aspetto culturale che ha bisogno forse di anni per cercare di rimetterlo, però è importante che noi tutti cominciamo a parlarne, non solo, ma a prospettare tutte quelle possibilità o quelle agevolazioni che ci possono stare per chi voglia mettersi in discussione. Plaudo ai giovani che possono anche, diciamo, che si sono fatti carico e possono con la loro fantasia, diciamo, portare tanti elementi anche nuovi e originali di aspetti per un recupero del territorio. Ben vengono tutte queste idee, saranno valutate e perché no, laddove non ci sono le condizioni, metterle anche in atto. Grazie. Perché credo che credo che finisca qui, non vedo altre prenotazioni, però comunque il caso di potere. Ho fatto le terme in questi giorni, però questo è bastato venire sul castello per beccarmi già la freddura. Sono una persona fisicamente molto sensibile, la parola respiratoria, e quindi se vogliamo fare cultura di accoglienza iniziamo prima ad accogliere noi stessi. Da tempo sto dicendo, provocatoriamente, forse è il caso di cominciare a fare qualche colletta per munire le sale di riunioni del castello di apposite porte a vetro antiporti, in modo che anche in inverno, no, non si sia costretti a chiudere il portone, ma si veda la luce, e quindi è una cosa molto più accogliente, più funzionale. Parto dalle piccole cose per arrivare, perché c'è chi ha fatto piccoli discorsi concreti con proposte, non credo che ha fatto tanti, eccetera, eccetera, penso che siano vari milioni e gli altri. Ho fatto una constatazione una sera, una delle uniche sere che sono uscito in occasione della manifestazione che è durata diverse sere, per esempio, no? Castello Inni in mostra. Ah sì.
Sì. Castello in mostra di sera, io ho trovato un castello sbarrato da baracche, camion con venendo da quel lato, da sotto, da casa mia. E poi, sapete, l'angolo più suggestivo del castello nostro, che lo distingue da tanti castelli analoghi che ci sono nel Salento, in Puglia, è proprio la loggia antistante la chiesa. Tanto che la prologo l'ho scelto anche come logo. Giustamente, è carità. Ebbene, lì c'è una luce che cerca di esaltare, no? Quest'angolo suggestivo, bellissimo, no? Del nostro castello. Ebbene, quella sera la luce io non la vedevo e sono entrato in cerca di questa luce e non c'era, ma dico, hanno fatto qualche lavoro, hanno abolita, forse dava fastidio. Guarda caso, c'erano i marocchini con i loro tappeti, i loro coperti che avevano, no? Coperto il faro che illuminava la loggia. Noi parliamo di tante cose e poi nell'organizzare, nel promuovere, eccetera, eccetera, non stiamo attenti alle piccole cose. Allora bisogna partire dalle piccole cose. Perché anche a... Lasciamo stare. Anche a Giovolte, per esempio, no? La proposta qual è? Cercare di creare un marciapiede che comprenda quel faro, in modo che o macchine di avventori, gente che va in chiesa per la messa, eccetera, si parcheggia, no? Facilmente su quella, no? Su quel faro che dovrebbe mettere in risalto la loggia molte volte. Uno, per andare sempre dalle cose più piccole alle cose più. E lì c'era com'era, c'era il mare, c'era la costa, eccetera, eccetera, sì, per larghi versi ha ragione. Però io mi ricordo che sul demanio c'era un percorso pedonale, parlo di una quindicina di anni fa, che ora non esiste più, o perlomeno. Se esiste bisogna andare a togliere tutte quelle erbacce, quei cespugli, no? E canne, quant'altro è sotto, per poter ricavare quel percorso che univa, collegava la zona botte con la grotta verde. Per cui chi volesse farsi in un bagno un pochettino più tranquillo e non andare alla grotta verde, perché magari è affollato al fiume, che a pagamento però vuoto o semi vuoto, non ha la possibilità di accedere per andarsi a fare un bagno un pochettino, no? Dove prima si faceva. Io avevo una marina, avevo sì, perché ormai tutta la Repubblica, e mi ricordo alla marina, io accedevo e tante altre, cioè, attraverso il demanio si collegavano a questo percorso, questo sentiero. Abbiamo in Andrano, nella marina di Andrano, cosa che è difficile trovare, fra la grotta verde, anzi il fiume precisamente, e la botte, una costiera così bassa, facilmente, va bene, accessibile con qualche piccolo intervento di accesso, due, tre accessi balneabili per la balneabilità. Possiamo promuovere un'iniziativa, proprio amministrazione, associazioni, comitati, a chiedere alla sovrintendenza quali sono i criteri, no, di intervento per non rovinare, no, la costa. Ci risponde la sovrintendenza, sulla base della risposta della sovrintendenza si potranno fare, no, degli opportuni interventi, no, per, senza andare a scompigliare la scogliera, c'è, cioè, dei percorsi, no, nei meandri, nelle zone basse della scogliera, penso che sia alquanto possibile. È una cosa che abbiamo
forse sono loro qui sotto, una scogliera, no? Dalla botte al fiume che è tutta zona balneare. Tre. E naturalmente il discorso del rilancio del territorio non si ferma alla marina, ma comprende tanti altri aspetti. Penso per esempio alla valorizzazione della zona Madonna del Carmine, da tempo abbandonata a se stessa, dove si può creare un asse Madonna del Carmine campo sportivo, altra zona abbandonata a se stessa. Penso ad un asse, e qui si potrebbe cominciare a pensare ad una collaborazione col comune di Tecase, perché ci siamo sempre rifiutati di entrare in contatto con il comune di Tecase, pur essendo l'unico comune con cui noi dovremmo, no, necessariamente, inevitabilmente interagire, perché gli andranesi sono proprietari di gran parte del feudo di Tricase. E quindi abbiamo dalla Torre del Sasso alla Madonna dell'Attarico chi percorre un'altra scala lungo il costone, che in estate è difficile percorrere a piedi perché le falucchiare non sono più alte delle persone. Una volta mi sono preso la briga anche di andare col digespugliatore per consentire la bicicletta, eccetera. Vabbè? E quindi già cominciare, no, dalla pulizia delle strade, strade di campagna, e questa strada che può diventare un asse importante di collegamento Torre del Sasso, no, Madonna dell'Attarico, Marina di Andrea. In un discorso di valorizzazione turistico non possiamo escludere la partecipazione, il coinvolgimento degli altri comuni. Qualcuno, per esempio in Brescia, non parlava della possibilità di interagire con comuni con cui possiamo scambiarci delle cortesie, casco, andrano, casco e così via. Ma benissimo anche questo, però ognuno è geloso, no, della propria marina, quello posto c'è. Guardiamo soprattutto ai comuni dell'entroterra. Chi è che viene in Andrà? Viene Montesano, viene Nociglia, viene Supersano, viene Surano. Questi paesi noi dobbiamo coinvolgere, con questi paesi noi dobbiamo interagire, perché loro sono tessico della marina di Andrano, e noi naturalmente dobbiamo anche prendere in considerazione qualche opportunità per loro in un discorso di rete, di opportunità, di visite, no, di esplorazione del territorio, di conoscenza del territorio. Non abbiamo unico paese nei dintorni. Andando a Santi Cesare vedo che è possibile, no? Anche a Vignerasci si passa a Stamurale, e quindi evitare il paese Andrano. Né tantomeno penso che sia stato previsto con un piano regolatore, con altri strumenti urbanistici. C'è un silenzio assordante per quanto riguarda la raggiungibilità. Qualcuno parlava, no, di possibilità di accesso da Brindisi e quant'altro, della questione della 275, anzi adesso sembra prendere il sopravvento, no, la posizione di chi è contrario alla 275. Andate a parlare con quelli di Castignano, con quelli di Gagliano, con quelli di Corsano, con tutti quelli, no, che giornalmente sono costretti a fare Leo da Gagliano, Lecce, eccetera, eccetera, se non fa comodo la 275, anche con alcuni accorgimenti che sono stati già previsti. Partiti zero, nessun pronunciamento, nessuna sollecitazione. Amministrazioni comunali interessate altrettanto, nessuna iniziativa. E allora cerchiamo di muoverci in questo senso. E poi, per concludere, perché si farebbe tardi, ci sarebbero anche tanti altri discorsi, cerchiamo, così come ha fatto Melpignano, così come ha fatto anche
la nostra frazione, Castiglione. Buonanotte. Buonanotte, Rebbe. E mettiamoci un'altra notte. O mettiamoci una settimana. Ma almeno no. E puntiamo su qualcosa di qualificante. Sulla cultura dell'accoglienza. Ce l'abbiamo. C'è cosa? La notte verde. La notte, non sto parlando di notte verde, ma noi facciamo la notte azzurra, facciamo la notte blu, facciamo qualcosa di diverso, facciamo una settimana di, va bene o no? Va bene. Sui temi della cultura dell'accoglienza. Badare bene, chiarici, se fossero stati qua, avrebbero già sfruttato il nome, la figura, va bene, di Don Tonino Bello, che in termini di accoglienza no, è il massimo. Grazie. Ormai ovviamente c'è, andiamo alla chiusura, non prima ovviamente di aver sentito la parola del signore, stranamente silente, non ha detto una parola, no? Quindi poi a delle conclusioni. Noi di nostro pure avevamo alcune proposte da fare. Mi compiace che la maggior parte di queste che noi avevamo pensato di sottoporre all'attenzione dell'assemblea nonché dell'amministrazione comunale sono state già in parte sviscerate. L'unica cosa magari che ci piacerebbe mettere ancora in evidenza è stato detto in parte pure dare nuova vita al lungomare delle Agave, magari con un concorso di idee, di avvenimento, e perché no, cercare di incentivare, e questo mi aggancio a quanto diceva l'Angelo Paghetti, l'imprenditoria con magari investite nel marino, investite dal grano a costo zero, per 4-5 anni non chiediamo l'IMU, tassi, poi quelle gambe in continuazione, il nome, quindi io parto a pagare l'IMU, arrivo a pagarla come tassi, ma sono solo piccolezze, voglio dire, però cercare questo tipo di soluzione ancora in modo da incentivare intanto l'imprenditoria giovanile, perché ormai scordiamoci la cosa del posto fisso, a livello di infermieri tutto è bloccato, a livello di altri posti fissi ormai, e quindi dobbiamo cercare necessariamente di pensarci. L'altra cosa che magari non è stata detta, ma che riguarda essenzialmente la prologo, è cercare di avere un punto fisso nel castello, non necessariamente la sede nel castello, perché so che è intenzione dell'amministrazione di decentrare, di rendere libero il castello, ma e a eventualmente potenziare le visite guidate che quest'anno sono state fatte egregiamente, devo dire, improvvisate all'ultima ora e poi sviluppate molto bene da una nostra tesserata, magari cercando se sempre nel famoso sistema Andrano Castiglione Marina di utilizzare o di avere a disposizione anche eventualmente per qualche volta il mezzo comunale. L'ultima cosa è poi ti do la parola, un po' questo mio vecchio cavallo di battaglia, cioè, ci sono alcune cose, che alcuni eventi, alcune manifestazioni tipo addirittura proprio al buio, no. È vero, ci avviamo alla conclusione, ma non al buio proprio. Ci sono da proteggere alcuni eventi, parlo della Madonna delle Grazie, ovviamente ormai da anni che ha quelle date fisse, quindi chiaramente evitare di sovrapporre altri eventi, ma questo un po' è un vecchio cavallo di battaglia nostro, della Prologo, vostro anche dell'amministrazione comunale, di evitare la sovrapposizione degli eventi. Qualora fosse possibile avere un rappresentante che può essere della Prologo, può essere di un'altra associazione, in seno all'Unione dei Comuni per cercare di dire la sua, perché magari può capitare che uno decide di fare una cosa il giorno primo maggio
ad Andrano, sapendo benissimo che ho sforato da primo maggio la festa altissima, o l'8 agosto a tradizionalmente la festa di Santa Vittoria a Spongano, quindi è bene che quella festa Santa Vittoria rimanga immacolata, se così si può dire, cioè non accavallata da altri eventi che possono essere notti bianche, rosse, verdi e gialle. Per il resto chiudo, ringrazio chi ha voluto intervenire, crediamo comunque che la cosa non finisca qui, nel senso che da qui poi ci potremo trovare tranquillamente appuntamento a un anno per capire, da qui a un altro anno, l'anno prossimo, per capire effettivamente quante cose, quanto è servita questa serata, perché l'intenzione nostra non era quella di far morire così la cosa, è stata animata dalla volontà, dalla voglia di voler bene e di continuare a voler bene a questo paese a cui noi siamo saldamente attaccati e vorremmo restare attaccati. Grazie e buonasera a tutti. Passo la parola al sindaco per le conclusioni finali e credo che ne abbia da dire. Anche se in realtà la magia è quando è certificata dalla frase e spense le luci, no? Nel senso che compì tutto e spense le luci, quindi questo pericolo non c'è, siamo nella più grande normalità. Come pure intanto saluto tutti e ti ringrazio quale presidente della Prologo. Come pure non è da giudicare come strano, magari rispetto alle mie modalità normali, quando non ci sono situazioni di questo tipo, e quindi sono abbastanza loquace, vabbè. Però non è strano il mio silenzio, perché è evidente che questa per noi era, e spero che non sia l'unica, perché c'è bisogno che ce ne siano altre, ma molto prima di fra un anno, e dirò anche perché, questa sia per noi amministratori tutti una occasione di ascolto. E non a caso proprio nel deliberare di giunta la tua richiesta di patrocinio abbiamo rettificato quella delibera e non concesso un patrocinio, poi i manifesti erano già partiti, ma concesso tutto quello che era necessario perché si tenesse questa manifestazione, proprio a indicare un'autonomia e una libertà di organizzazione tale da consentire il massimo dell'espressione e della partecipazione. Sono piccoli singoli che forse possono servire. Perché la domanda che io mi ponevo ascoltando tutti gli interventi e partendo da alcune situazioni, l'area mercatale, cioè in molti sono intervenuti a rimarcare la necessità di esercizi in Marina di Andrano, è evidente che per come è strutturata la nostra marina, per gli immobili esistenti eccetera, l'imprenditore, come mai abbia intenzione di spendersi, quel tipo di imprenditore, il primo intoppo che trova è di natura infrastrutturale, cioè non ci sono i locali e quindi da più interventi è venuto questo tipo di indicazione. Area mercatale ti riporta indietro con il tempo, con un'intuizione che non ha avuto seguito. Se non ha avuto seguito è evidente che il territorio complessivamente non l'ha accolta. Allora da questa riflessione mi ponevo la domanda: un'amministrazione comunale rispetto a una comunità che vuole spendersi e cimentarsi, mettersi in discussione rispetto alla risorsa turistica, deve dirigere
o assecondare? Sono limiti difficili da cogliere. Se dirige ed ha un'intuizione magari positiva, lo si verifica a distanza di anni, perché oggi tutti diciamo c'è l'esigenza di questo tipo di infrastruttura, e però non si posiziona nel momento giusto, il percorso comunque si interrompe. Allora bisogna trovare il modo giusto per assecondare e tradurre più che dirigere, una mia personalissima opinione. Se è così, il bisogno della comunità, la necessità della comunità come singoli, come giovani, come imprenditori, come operatori, come associazioni, il bisogno della comunità di parlarsi, di incontrarsi e di capire nei dati esistenti che cosa può e come vuole farlo, è un'esigenza, è un obiettivo da non programmare annualmente. Questi incontri vanno ripetuti. Io penso che nel parlare della nostra comunità dobbiamo distinguere quella che è la situazione della Marina di Andrano rispetto a quella che è la situazione del territorio alto. Marina di Andrano si è caratterizzata anche nei momenti di massimo risveglio, cerco di utilizzare termini volutamente poco ridondanti, quindi nel momento di massimo risveglio si è caratterizzata per essere in grado, date le sue caratteristiche, di essere in grado di captare un turismo indigeno. Noi siamo stati capaci di prendere il Tricasino, ce lo diceva Vito Casciano, non so se è andato via, il Tricasino, quello di Corsano, quello di Montesano, quello di... quel tipo di turismo che comunque porta ricchezza, che comunque porta economia, quel tipo di turismo noi siamo in grado, eravamo in grado e siamo in grado ancora di captarlo occupandoci meglio della marina. Perché non dobbiamo nasconderci, non abbiamo invece quelle strutture alberghiere e forse non le vogliamo e forse non sono più necessarie. Non abbiamo quel tipo di tessuto economico in grado di farci pensare ad altro tipo di ragionamenti. E ripeto, forse questo non è un peccato, ma può essere una risorsa. Possiamo migliorare tuttavia anche lì la capacità di portare altro tipo di turismo, quindi più estero, diciamo, e non autoctono, indigeno, collegandoci con la risorsa parco, a condizione che si dia una vera valorizzazione, un vero ruolo a questa risorsa, e qui siamo in ritardo, utilizzando la volumetria esistente che in linea di massima è fatta da unità abitative e coordinandole con la famosa banca dati. E qui dobbiamo metterci in discussione tutti, chi deve fare questa banca dati? Perché ne parliamo e basta, come se riguardasse qualcun altro, e non pensiamo che riguarda noi e noi tutti, e forse in primis la Proloco, no? Cioè, che cosa sto dicendo? Io sto dicendo che abbiamo bisogno non di pensare, non che sia qualcosa di sbagliato, non di pensare alla nuova infrastruttura, al nuovo parcheggio, alla rivisitazione di questo, alla rivisitazione di quell'altro, perché così è un comodo esercizio che facciamo in maniera tale da disegnare un quadro che non abbiamo, e così anche affievolire gli eventuali entusiasmi, perché disegniamo un quadro che ha bisogno di parecchio tempo, di parecchi momenti. Certamente se si innesca un meccanismo è più facile che tutto ciò avvenga,
e però, ripeto, è un comodo esercizio di delegare ad altri soluzioni in grado di far svoltare di per se stesso le sorti della Marina, parliamo della Marina. Io non credo che sia così e non credo che possiamo permetterci di aspettare quello. Io credo che ci dobbiamo cimentare su quello che abbiamo e dobbiamo incontrarci, perché idee, però fate ritornare a prima, altrimenti sembra che ho perso il filo, e non è così, non è. Questa è la Marina. Su Andrano invece abbiamo un altro tipo di possibilità, partendo dal castello, partendo dai luoghi, partendo da quello che si è scatenato a Castiglione, che deve essere importato, aperto, esposto, imitato, perché poi ci stiamo autoimitando eventualmente, cioè abbiamo un altro tipo di possibilità rispetto alle quali captare un altro tipo di turismo. Va bene? E dare un altro tipo di offerta turistica. Quindi le due cose richiedono risposte diverse. Quello che si può fare in Marina e quello che si può fare nel nostro territorio. E forse anche hanno una stagionalità diversa. E allora, Roberto viene oggi con una serie di idee. Vanno bene come atteggiamento. Chiaro, c'è l'atteggiamento di chi dice abbiamo questo, possiamo migliorarlo in questa maniera piuttosto che in quest'altra, ragionare su questo, inventarci questa soluzione. Poi nel singolo, siccome io non sono abituato a, nel singolo, nelle varie ipotesi che sono state prospettate, siccome io non sono abituato a non dire quello che penso per capire un sorriso in più, diciamo, nella fattispecie è chiaro che imbandierare il castello, richiamando quei simboli che sono storici, eccetera, a fronte di un castello chiuso e di un castello che non è diventato nel frattempo ospitale, accogliente, capace di, me lo dice Roberto stesso annuendo, è esercizio, come dire, simpatico, ma credo che non porti a niente. Però è interessante, nel momento in cui coniughiamo questi passaggi iniziali che partono dalla valorizzazione del castello con delle idee di particolare nostra identità e unicità, e allora ecco che ci stiamo ragionando, addirittura prescindendo dall'amministrazione comunale, dall'intervento dell'amministrazione comunale, cioè stiamo dicendo spostiamo sempre su un altro piano quello che può camminare sulle nostre gambe. Oppure, me le sono segnate tutte, se vi ritrovo, i murales, allora il lungo murales, io spero che si sappia, voglio che si sappia, perché forse avevo qualche anno in quello, voglio che si sappia che è un qualcosa che nacque dalla mia testa, quindi figuriamoci se che cosa sei andato a risvegliare per quanto mi riguarda. Però abbiamo bisogno della casa del privato, abbiamo bisogno della cultura di una comunità che si interroga, che capisce e interviene, si mette in discussione e mette a disposizione quello che ha. Sulle tende, io Roberto ti dico la mia, ripeto, perché non voglio il tuo consenso, voglio il confronto con te. Sulle tende invece, da dove nasce la mia il mio scetticismo? Bravo. Cioè, complimenti, adesso ti ringrazio. Dalla lettura di quella, diciamo, di quella, dalla, seduti a bar, certo, dalla lettura di quel tipo di indicazione come imitativa di una realtà che non ci appartiene. Allora, a Granada, dove tu hai avuto la fortuna di andare, c'è quello perché è qualcosa, immagino io, legato a una loro tradizione. Però l'idea
come dire, in sé, quella di andare a evidenziare all'interno della nostra comunità quelle caratteristiche, quelle peculiarità che sono proprie nostre, e anche qui, ma come vedi, io quello che sto dicendo è che il tutto passa non dall'idea estemporanea, ma dalla accoglienza anche di quell'idea. Cioè tu vieni e proponi e dai la tua vivacità, le tue idee, ma noi dobbiamo incontrarci tutti insieme, cioè capire che l'esaltazione dei luoghi passa dalla pulizia, dalla messa in ordine, dal recupero che fa l'amministrazione, da questo che può fare quest'altro, passa dalla disponibilità dei privati che devono capire che offerta turistica si fa tutti insieme. Sono due ragionamenti diversi. Credo che dal controllo dell'amministrazione sui privati. C'è una manazzata. Vedi Verbo e Pisello che si chiama. Sì, questo. Allora, c'è una manazzata. Come se... Una cosa che mi è venuta in mente parlandone. Nella località Porto e sopra la botte ci sono tante casette, tante casupole, sì, no? Che sono case di mare. E mi è venuto in mente che perché no fare tanti negozietti di souvenir, no, come ci sono a Otranto? Nel lungomare, il famoso lungomare. Sì, il famoso lungomare. Le stradine che vanno dalla Guardia Mezza e dalla Guardia Medica. Ti puoi abbraccio, non riesco a... Roberta, ti puoi... Sì, no. Allora... No, non è che non la sento, non la vedevo e... Mi è venuto in mente adesso. Sì. Visto, discussione. La zona... La Guardia Medica al mare, chiediamo che la zona... Ah, sì, dietro, ho capito, sì, sì. E poi quella dovrebbe essere una delle, no, mi chiedo, della zona originaria. Fare la, cioè, no, nel senso, Marina di Adrano è nata lì, credo, no? Dove mettere dei negozietti di prodotti tipici o comunque, sì, di souvenir. Allora, quella che tu hai indicato, io credo che sia sopra la Guardia Medica e poi sotto, sì, è via Andrea Doria. Sì, sì. Oh. Via Andrea Doria, per quello che so io, e se no poi mi richiameranno sicuramente tutti, per quello che so io è l'arteria della Marina di Andrano originaria, come devo dire. Ed infatti le caratteristiche anche edificatorie che ci sono lì sono di quel tipo, ricordano un po' qualcosa di più orientale, va? Per come sono piccole le stradine, per come sono messe le casette, eccetera. Ma anche lì. Bene, potremmo ambientare qualcosa. Sì, potremmo ambientare qualcosa. Abbiamo bisogno che quei proprietari capiscano che ricchezza hanno e che cosa ne può derivare. Allora, cambiamo un attimo, non perché l'amministrazione, io adesso da qui vi potrei dire che c'è l'ODSA, vi potrei ubriacare di tante sigle, di tante possibilità. E state tranquilli, non saranno lasciate da parte, preferisco non farlo, perché quello di cui abbiamo bisogno è non delegare all'intervento pubblico che scatena chissà quale risultato, perché se non c'è il tessuto che si muove, se non ci siamo tutti che ci muoviamo, non stiamo parlando di niente. Il lungomare, quando fu aperto, ebbe quell'elemento scatenante, determinò l'apertura di nuove attività, però era chiaro che nel tempo non poteva essere, come dire, l'elemento definitivo. E per toccare un argomento che non vorrei neanche toccare, quando fu aperto il lungomare contemporaneamente c'erano i parcheggi di quelle dimensioni e blu. Di quelle dimensioni è blu. Io, scusate, certi interventi, anche qui non ho problemi, anche il mio deve essere valutato e sarà valutato negativamente o positivamente. Certi interventi mi hanno sorpreso per l'assoluta assoluta carenza di proposte. Quando io sento Edi o Adelino
ridursi alla tematica parcheggi blu e addirittura alle dimensioni delle stesse e poi dopo non mi danno niente, io credo che così non facciamo nessun passo in avanti. Tanto per dirne una, ripeto, quando si è aperto il lungomare contemporaneamente c'erano i parcheggi blu e di quelle dimensioni, e dove stanno adesso? E gli stessi vigili. Poi si può migliorare, tutti possiamo migliorare, possiamo peggiorare, no, non è una polemica, non è una cosa, ti prego. Poi possiamo tutti migliorare, possiamo avere dei momenti di regresso, eccetera. Bisogna sempre stare su tutti e sul pezzo, ma non sono quelle i momenti risolutivi, questi sono i momenti di polemica con i quali deleghiamo ad altri responsabilità o possibilità di spenderci che sono invece nostre. Allora ripartiamo da questo modo di porci. Poi ripeto, io ho apprezzato il modo di porsi, Donato, se, io ho apprezzato il modo di porsi di Roberto, ma per esempio non condivido alcuni suoi spunti, se sono fini a sé, no, però il modo di porsi corretto è quello, richiamare tutti. Non erano idee che camminavano sulle sue gambe, sul suo patrimonio, e non erano neanche idee che delegavano al sindaco di turno di fare la... No, sono idee per la comunità, per attuare le quali c'è bisogno della comunità. Noi siamo poco comunità, di questo convinciamoci. Poi è chiaro che le cose che ha detto Rocco Panico, questo il frantoio ipogeo del quale io mi meravigliavo e mi rammaricavo, ecco perché forse erano momenti di silenzio, perché ancora oggi io il frantoio ipogeo al quale si riferisce Rocco io lo so, poi ce ne saranno anche altri per carità, però in particolare un altro c'è, un altro piccolino, io mi meravigliavo, non ho difficoltà a metterlo in piazza, diciamo, di non sapere la proprietà di quel frantoio, perché volevo ragionare su un... Sì, bisognerebbe andare a trovare il proprietario, capire che intenzioni ha, perché non è necessario rilevarlo, potrebbe essere sufficiente metterlo a disposizione, interagire in maniera da, anche qui, crearsi le condizioni per valorizzare quel bene che abbiamo. Però da solo mi sono reso conto che magari il proprietario... Posso dire una cosa, signor? Certo. Che io Mario, dal proprietario, quello che ha, che è disponibilissimo a venderlo, e non mi ricordo con la cifra che disse, secondo il mio punto di vista era una cifra... Contattiamolo allora, Michele, no? Contattiamolo, non c'è bisogno che lo contatto io, contattiamolo. No, ma ci deve essere una proposta al comune. Perfetto, no, non c'è bisogno che lo contatto io, contattiamolo, portatelo al comune, perché poi è evidente che io non... Se le cose stanno in questi tempi, io non mi sottraggo o non contesto il ruolo delle istituzioni o non minimizzo il ruolo delle istituzioni rispetto a un processo. Però avviamolo, se lo avviamo è normale che a quel punto si parlerà con la Chiesa, perché mette a disposizione il suo patrimonio per determinare una visita turistica a tutto tondo del nostro territorio, e magari che abbia visite turistiche che siano anche a tema. Una si sceglie quella dei monumenti, l'altro si sceglie quella naturalistica, e qui siamo un po' più avanti, abbiamo esperienze, ci sono percorsi già recuperati, eccetera. È un processo che si deve, che si può iniziare, e attraverso il quale raggiungere comunemente, come comunità, gli obiettivi. E parco, Vito Casciaro, Parco, GAL e altri organismi, io vi dico, altri circuiti, io vi dico Notte dell'Atalanta, Lecce Città d'Arte 2019, l'Istituto Culture delle Mediterraneo, cioè altri circuiti e altri organismi, altri enti cui aderire in primis, e poi
nell'ambito dei quali esercitare un ruolo pesante, un ruolo importante, farsi sentire, come devo dire. È un discorso giusto, perché i GAL sono una risorsa fondamentale, lavorano e portano ricchezza, molto spesso informano poco. Noi abbiamo nel nostro GAL di appartenenza un nostro concittadino consigliere di amministrazione. Mi dispiace che sia assente e mi dispiace non essere riuscito ancora a coinvolgerlo in ragionamenti di interazione con l'amministrazione, in grado di offrire informazione e quindi opzioni, opportunità, possibili scelte imprenditoriali. Da cosa dipende questo? Perché siamo poco comunità. Io credo che molti di voi ignorassero questa circostanza. Abbiamo un concittadino all'interno del GAL, del consiglio di amministrazione del GAL. Siamo noi che non riusciamo a utilizzare determinate risorse, c'è una chiusura, c'è quello che sia. Dobbiamo metterci in discussione tutti. Allora, rispetto all'iniziativa cui tutti hanno applaudito, anch'io mi aggiungo al consenso rispetto a questa iniziativa. Contesto a Giuseppe quella indicazione finale: da qui a un anno no, tu devi prendere, noi dobbiamo prendere impegno, anche coinvolgendo maggiormente il mondo delle associazioni, coinvolgendoci tutti, noi dobbiamo prendere impegno a ragionare gli operatori turistici. E io dico una cosa, no? Gli operatori turistici possono dire, non devono mai ascoltare, non possono mai ascoltare. A me sembra strano. E ritorna e rientra forse in quel tipo di atteggiamento, no? Alla pubblica amministrazione, chiunque essa sia, è più, ci vuole meno coraggio per dire determinate cose. Quando dobbiamo parlare degli operatori turistici di Andrano, nessuna pecca, nessun ragionamento, nessun suggerimento da dare anche loro per una forma più partecipativa e più comunitaria, che non sia ristretta ad iniziative che hanno inizio e fine all'interno del proprio perimetro, talvolta molto ben recintato. Roberto, anche questo? No? Allora, sì, io finisco e poi chiudi tu. Allora, detto questo, io credo che questa sia la prima puntata. Ora tu come prologo mi devi dire se intendi fare la seconda, altrimenti ti dobbiamo sostituire, surrogare, nel senso, credo che noi dobbiamo rivederci e cominciare a coinvolgere per far passare una cultura e una scelta e la voglia di investire su questo tipo di opzione in maniera più diffusa, perché altrimenti il castello io lo apro con delle iniziative, salvo sbagliare come può succedere in tutte le cose, e quel perfezionismo a me va bene, perché anche quello ci dà unicità. Non è una rottura di palle quella di Umberto Accotto, è un perfezionismo. Anche quello distingue. Se una piazza in occasione di una manifestazione mi diventa un autosalone, abbiamo sbagliato qualcosa. E se anziché posizionarci in maniera da esaltare la risorsa, stiamo sbagliando qualcosa. Quel perfezionismo a me va bene. Allora, dobbiamo rivederci, dicevo, perché hai voglia poi, altrimenti, coinvolgere la scuola, far diventare anche quel momento
importante rispetto al rilancio sul territorio della nostra posizione. I nostri bambini, mio figlio, tra poco andrà a una gita turistica, due, non so quante ne sono fissate, Umberto, mi sembra che siano due l'anno, no? E queste... Ma non è che andrà in posti, bene che vada, andrà ad Acaia, no? Bene, cioè voglio dire, non è che andrà qui sul nostro territorio, dove determinate comunità sono riuscite a far diventare un loro bene indirizzo di scolaresche. Anche quello è un flusso, anche quello crea necessità, anche quello crea domanda di lavoro, nella misura in cui bisogna preparare. È chiaro, non è che vengono a vedere il castello, vengono all'interno del castello, devono svolgere delle attività, dei laboratori, devono essere portati in giro, insomma vedere qui arrivare dei pullman di scolaresche non credo che sia un qualcosa che ci debba né farci guardare con scetticismo, né farci pensare chissà che cosa succede. Però se non mettiamo tutto insieme, tutto vicino, e allora anche la scuola può essere un momento di ricchezza, può essere un momento attraverso il quale lanciare la nostra comunità. Quindi noi dobbiamo tornare, vederci, allargare, coinvolgere tutte le associazioni, perché gli itinerari turistici con le varie tappe nelle quali troviamo i prodotti della contadina, i beni restaurati dalla Roberta e questo e quest'altro, non si fanno con l'iniziativa di un singolo, si fanno con la comunità che si mette insieme. Questo è il concetto che, ripeto, volutamente, ma non perché non ci siano buone notizie da quel punto di vista, volutamente o buone opportunità, volutamente io non ho citato interventi, lavori, cose, opere e omissioni, perché quelle rimangono fine a se stessi, anzi rischiano di spaccare la comunità, come è già successo tra chi voleva l'area mercatale e chi non la voleva. Se l'area mercatale, la chiamo così ancora, nasce invece da una e poi scopriamo che la stessa la possiamo ubicare in quella che, ecco, mo' mi sono ricordato, noi definivamo da ragazzi la casbah della Marina di Andrano, che è quella zona che dici tu, perché è proprio tutta così, se tu riesci... per tutte quelle viuzze così. E allora forse abbiamo coniugato una cosa e l'altra. Ci vogliamo provare? Certo. Vogliamo ragionarci? Lo dobbiamo fare come comunità. Parlo come comunità significa non delegare ad altri colpe, il primo nostro esercizio non deve essere delegare ad altri una colpa, deve essere quello di dire posso fare questo. Poi state tranquilli, è già successo che quando una marina o quando un comune spopola di presenze, o comunque si rilancia, ha presenze, deve occuparsi dell'accoglienza, ha da lavorare intanto per essere più terra terra, e altre tematiche neanche le coglierà più. Io ho finito. Diritto di replica a Loedi. Sì, vorrei una piccola replica sul discorso fatto proprio per 5 minuti. Proprio in breve. A me mi dispiace veramente di cuore di non essere stato abbastanza chiaro, o che il sindaco non abbia capito, che la mia non era una polemica. Più probabile la seconda. Sì, che la mia non era una polemica, ma bensì una proposta. E vorrei, Mario, che mi ascoltassi, casomai poi c'è un altro 30 minuti. Certo, certo. Io parlavo della risorsa marina di Andrano, parlavo di come questa risorsa oggi, hai fatto bene a rivolgerti al turismo indigeno, come oggi e da qualche anno i turisti indigeni se la rappresentano nel loro concetto. La marina di Andrano, se fino a qualche anno fa era un fiore all'occhiello per la movida notturna, per il lungomare e tutto il resto, oggi è il luogo delle sevizie. Ok, no, ascolti. Io vorrei che tutti insieme, facendo comunità, che questa brutta novella, che questo pregiudizio che hanno questi turisti indigeni si smentisse al più presto,
Se poi invece diciamo che mantenere questo regime che a torto ragione viene definito da squadrismo, vogliamo che sia così, continuiamo così, e allora quello che dice è quello prendiamo tanto la politica. Deve cambiare e basta, perché se non si cambia questo concetto, altri investimenti di mercatale di Sgasba non si possono fare, perché i turisti indigeni non verranno mai a trovarci. Se hanno la paura di pagare a tassi di soggiorno non appena entrano posso rassicurarti che ti avevo capito benissimo anche la prima volta. Adesso che me l'ha ripetuto sono convinto, ti ho capito benissimo e ti ribadisco di giudicare questo intervento quello attraverso il quale non si fa nessun passo in avanti, perché la soluzione te la do subito: togliamo i parcheggi blu e mandiamo i vigili durante l'estate altrove. Va bene? Questo e così ci stiamo prendendo in giro. Questo è l'approccio che io vedo sbagliato. È l'approccio attraverso il quale dire le cose non vanno bene perché Giuseppe Urso è un cattivone. Bene? Allora, io dico invece che noi abbiamo delle risorse, le si valorizza con ragionamenti, con idee, con voglia di mettersi in discussione. In quel momento, non sorridere, con idee anche sbagliate, perché non è dicevo all'amichetta qui, all'amichetta, scusami, alla tua collega. In quel momento? Perché in quel momento stiamo facendo il salto, non dico di qualità, ma almeno la prima cosa, il salto mentale. Nel senso di dire, vediamo cosa voglio fare io. Poi, io le polemiche sui vigili o sui parcheggi blu, lasciamo i vigili, ecco, sui parcheggi a pagamento bastano già solo quelle, va bene? Le polemiche tra parcheggi a pagamento sì, parcheggi a pagamento no, le ho sentite lievitare, poi le sento calare a seconda delle situazioni. Quando la Marina di Andrano, captando quel tipo di turismo eccetera, spopolava, aveva i parcheggi pieni tutte le sere, io non ne sentivo di queste polemiche. Nel momento in cui nella Marina di Andrano a luglio puoi contare le macchine e puoi contare i vigili, è chiaro che, come dire, sembra quello il problema. Il problema è che i parcheggi sono vuoti, non che ci sono i parcheggi blu. Allora, giriamo la situazione, pensiamo a quello che possiamo fare noi. Poi ripeto, io non mi sono tirato indietro, se proprio vogliamo parlare di questo, come amministrazione, rispetto a politiche tariffarie differenti, a atteggiamenti. Ma questa è una risposta. Sì, questa è una risposta minimale. Minimale. Questa è una risposta minimale perché non coinvolge. Noi dobbiamo andare a ragionamenti che coinvolgano. Siamo sulla strada, diciamo così, per modo di dirci, parcheggi a posto. Avevo il timore che stasera emergesse come idea risolutiva della crisi della Marina di Andrano un ulteriore rotatorio, un altro rotatorio non